Buon pomeriggio amici, benvenuti nel canale Twitch della Maschera Riposta o forse nel canale YouTube se state guardando questo video in differita. Io mi chiamo Mosè e siamo online in un momento molto strano, sono le 4 del pomeriggio. Ciao Stefano, ciao Gauss, che bello vedervi qua tutti e due, fantastico. Allora fatemi sapere, buon pomeriggio anche a te caro Gauss, fatemi sapere se si vede, se si sente, forse però non state sentendo l'audio del desktop. Ecco, adesso lo state sentendo, sta musica dominata dagli archi che fa un po' arcano. Tipo, no? Come atmosfera, speriamo che il gioco sia meglio, non che ci voglia molto. Non apriamo questo dibattito. Fatemi solo sapere come sono. Forse non state sentendo neanche adesso voi i livelli del. Forse adesso li state sentendo, perché ho finalmente. Si sente bene il volume del gioco. Oh, molto bene, spero si senta bene anche il mio. Allora, amici, perché siamo qui in questa live, a questo orario così assurdo, in questo momento così assurdo, dopo aver fatto una live anche ieri, cioè mi sto trasformando in uno streamer proprio provetto? Beh, siamo qui perché vogliamo provare questo nuovo gioco che si chiama Pentiment e di cui state vedendo la schermata con il menu principale. Si sente anche troppo alto, dice Gauss. Attenzione. Allora, un attimo che vado subito a. Aspetta un attimo, vado subito a provare a regolare meglio il volume. Allora, così com'è, fatemi sapere. Adesso, ecco, adesso l'ho un po' abbassato, fatemi sapere. Esatto, anche troppo alto. Adesso l'ho un po' abbassato, fatemi sapere. Vedo che tutti e due condividete il fatto che era troppo alto il volume della musica. Fatemi sapere se è meglio, se lo devo abbassare ancora. L'ho abbassato di una tacca, diciamo, nel mixer di OBS. Meglio, dice Stefano. Molto bene, fatemi sapere se lo lascio così o se mi conviene abbassarlo ancora. Dicevo, è uscito 2 giorni fa, tipo, questo nuovo gioco di Obsidian che si chiama Pentiment. Obsidian è una casa di sviluppo di giochi di ruolo per computer principalmente, cioè ha fatto quasi solo giochi di ruolo, direi, no? Fino a questo momento. E ha fatto alcuni giochi anche di alto livello. Se doveste dire qual è il gioco migliore di Obsidian, voi qui presenti, per esempio, che cosa direste? Forse Fallout New Vegas? Forse è quella la loro opera? A me ne manca qualcuna, per esempio devo ancora giocare a Pillars of Eternity 2, devo ancora giocare a The Outer World, che molti magnificano come un gioco, insomma, di una certa qualità. Quindi ecco, ho alcuni buchi nella produzione di Obsidian, però ecco, io non ho mai incensato tantissimo i loro giochi, devo dire la verità, tranne Fallout New Vegas, che mi è piaciuto veramente molto. Diciamo che trovo i loro giochi spesso un po' convolute, un po' inutilmente complessi, pieni di bachi, no? Sono spesso giochi imperfetti, diciamo, screziati, diamanti grezzi, per così dire, con degli elementi di grezzezza, grezzitudine, come si dice in italiano, che a volte mi danno anche un po' fastidio. Io non ho giocato a nessuno dei loro giochi, ma veramente, Gauss? Ma pensa a te. E invece Stefano dice New Vegas, bene, su questo siamo d'accordo. Quindi, insomma, però ecco, questo non è esattamente un gioco di ruolo, sembra più un'avventura a scelta multipla, tipo un po' in stile Libro Game. Però lo voglio provare, mi interessa provarlo, anche per la sua ambientazione. Siamo nell'Europa del Rinascimento, c'è questo stile un po' miniaturistico. No, un po' old fashioned, diciamo, però molto molto affascinante. Quindi sono molto curioso, ok? Quindi lo proveremo quest'oggi. Sapete che tra noi content creator, soprattutto nell'ambito dei videogiochi, vige la regola della tempestività. Sapete che io tendenzialmente me ne frego di questa regola, ok? Quindi, anzi, col mio sito me ne sono sempre fregato altissimamente, cioè le mie recensioni le ho sempre prodotte con una grande lentezza. Però, mentre la recensione deve essere, insomma, io cerco sempre di finire i giochi prima di recensirli, sono, come sapete, le mie recensioni molto ragionate, molto approfondite, quindi quelle richiedono proprio una certa procedura, insomma, per poter essere realizzate. Invece, se si tratta di provare un gioco, no? Così, io non so niente di questo gioco in questo momento, sono proprio una pagina bianca, non ho mai neanche iniziato, l'ho comprato ieri o l'altro ieri, adesso non mi ricordo, e l'ho fatto partire proprio solo per arrivare a questa schermata, per vedere che partisse, insomma, che non ci fossero problemi, per vedere se partiva, appunto, che non ci fossero problemi proprio dal punto di vista della gestione del software. Apparentemente non ce ne sono, quindi direi, signori, che siamo pronti per provarlo, appunto, e sarà così, una prova su strada, no? Vedremo com'è, se ci piace e decideremo nel corso della live, direi, se proseguire questa live o se lasciare questa live come così un episodio isolato.
non c'è problema, insomma, può essere benissimo anche un semplice assaggio, un episodio isolato, magari in attesa di affrontare il gioco meglio se decidiamo che è meglio aspettare per qualunque ragione. Allora, Stefano dice anche Alpha Protocol, lo ricordo con piacere, io lo comprai praticamente quasi al momento dell'uscita e poi non l'ho mai giocato, pensa, quindi ce l'ho ancora lì nella libreria di Steam che mi guarda male. Ho visto un gameplay di questo gioco ed è bello che una volta tanto in un gioco ci siano riferimenti culturali di un certo livello. Oh, beh, bene Gauss, questo mi rinfranca, no? Mi sta confermando nell'idea di stare facendo la scelta giusta. Allora ragazzi, io direi che facciamo una roba, guardate, intanto vi faccio vedere la schermata delle opzioni e vi faccio vedere che il gioco c'è anche in italiano. Attenzionissima, perché a me è partito in automatico in italiano, va bene? Quindi sapete cosa facciamo? Tac! E guardate, basta semplicemente mettere l'italiano e si traduce tutto subito senza neanche riavviare il gioco, ok? Quindi io direi che noi proviamo a giocarlo in italiano. Aspetta che io sono contrarissimo a sta roba, io non lo farei mai, non mi metterei mai a giocarlo in italiano se lo stessi giocando per conto mio. Però io direi che qui iniziamo a giocarlo in italiano. Però sappiate che, se scopro che il gioco è completamente doppiato e il doppiaggio è rimasto in inglese, oppure B, se scopro che la traduzione fa pena, come succede molto spesso, in quel caso si switcha subito all'inglese. Io ve lo dico, non abituatevi troppo bene, io provo a mettere l'italiano, ok? C'è anche il latino, no? Il latino no, sarebbe stata una bella idea, il latino... C'è in polacco, c'è in portoghese, ok? Vabbè, adesso io non so esattamente dove sia ambientato, credo in centro Europa. Insomma, siamo in epoca appunto medieval, rinascimentale, quindi il latino non avrebbe neanche tanto avuto senso. Forse più in un dialetto germanico di quell'epoca avrebbe avuto più senso. E comunque, ecco, lo lasciamo in italiano, ma con queste precisazioni. Già che ci siamo, diamo anche un'occhiata alle altre opzioni. Vedete, c'è la qualità video, l'abbiamo messa al massimo, la gamma la teniamo, anzi è andata al massimo di default, ok? Molto carina questa manina, tra l'altro, no? che indica dov'è il nostro cursore, la risoluzione è quella dello schermo, bene, voi però non la vedrete così, la vedrete un po' più scalata, credo. Il volume non me l'abbiamo messo tutto al massimo, l'accessibilità non l'abbiamo toccata, ma va bene, e i comandi, eccoli qua, vediamo se c'è un quick save da qualche parte, così... Se c'è un quick save, non c'è, attenzione, invece voce successiva, precedente, zoom, margini, sposta, interagisci, vabbè. Spero si possa salvare, no, perché mi viene un dubbio a questo punto, magari i salvataggi avvengono in maniera automatica, va bene, lo scopriremo solo vivendo, come disse il poeta. C'è un gioco che è stato sottotitolato e addirittura completamente doppiato in latino, probabilmente è l'unico esistente, ma è un gioco ambientato ambientato al tempo tipo dell'antica Roma. Pensa che io, quando ero giovane e innocente, ok, iniziai un progetto che poi non andò mai in porto, per fare tutto in latino Cesar 3 o Caesar 3, che dir si voglia, ok? Quindi sì, insomma, quello ambientato nell'antica Roma, no? Mi ricordo che avevo chiesto aiuto anche a una latinista esperta, poi appunto il progetto non andò in porto, però non è detto Cesar 3 è ancora giocatissimo al giorno d'oggi, anzi sono stati negli ultimi anni prodotti dei mod eccezionali, ci sarà occasione per riparlarne, cari amici. Buon pomeriggio Mosè, che bello Reptilez, ci sei anche tu, molto bello, buon pomeriggio anche a te. Stiamo solo guardando il menu delle opzioni fino a questo momento, ma adesso signori è il momento di cliccare nuova partita. Siete pronti? Vediamo cosa succede, io non ne ho la minima idea, vediamo. Cos'è sta roba? Nuova partita, nuova partita, nuova partita. Quale preferite di queste tre? Io sceglierei quella in alto, questa nuova partita qua. Vediamo. Allora, font ad alta leggibilità. Questo gioco utilizza font stilizzati ed effetti calligrafici, la cui lettura potrebbe rivelarsi ostica. L'opzione font ad alta leggibilità rende la lettura più scorrevole tramite la disattivazione di alcuni font ed effetti calligrafici. Beh, fino a questo momento... L'italiano è eccezionale, direi, va benissimo, ok? Allora, cosa facciamo? Usiamo i font stilizzati, cosa siamo noi? Abbiamo problemi, sono molto più belli questi, scusate. Guardate, sì, vabbè, magari la scrittura monastica sarà un po' ostica, ma insomma, io userei assolutamente i font stilizzati, quindi usa font stilizzati. Oh! Funzione di salvataggio automatico. Ecco, questo mi preoccupa, amici. Questo mi preoccupa. Vabbè che non credo che in questo gioco ci siano combattimenti difficilissimi contro dei boss. Ok, non mi pare un gioco di quel tipo, diciamo. Però il fatto che ci sia il salvataggio automatico un po' mi dà fastidio. Anche perché, per esempio, durante le live dobbiamo aspettare che salvi lui prima di chiudere la live. Vabbè, è sempre una roba che tendo a odiare, in salvataggio automatico e...
la mancanza di libertà. È il motivo principale per cui non ho mai giocato seriamente a Kingdom Come Deliverance, no? Perché non ti fa salvare quando cavolo vuoi tu, ok? Vabbè, guardate, ho intenzione di fare un video su questo tema, perché è veramente una roba indegna di un paese civile il fatto che i giochi non facciano salvare. Poi nel caso di Kingdom Come Deliverance dicendo ma è per realismo, guardate quando vengono usate queste motivazioni così pseudo, come si può dire, filosofiche, proprio da quattro soldi per giustificare queste scelte di design dissennate, io perdo la ragione. Ma vabbè, non apriamo questa parentesi. In font stilizzati, vedo che siete tutti d'accordo, molto bene, abbiamo capito. Oh, attenzione, vediamo cosa succede, si apre questo bel libro, in principio era il verbo. Un sassetto sopra. Cosa devo fare qualcosa io? Scusate. Ah, ok. Devo muovere questo sasso. Bene, sono già completamente smarrito. Allora, sposta la pietra, premi la pietra. Cosa vuol dire? Cosa devo fare? Ah, devo tipo fare così? Ah no, oddio, sto cancellando il testo. Ma no, non volevo cancellare il testo. Devo cancellare il testo, scusate. Non posso andare fuori dalla pagina, eh. Guardate. Vabbè, cosa devo fare? Devo cancellare tutta sta roba? Va bene, cancelliamola. Cos'è? Cos'è sta roba? Va bene, cancelliamo questa pagina. Ecco, basta. È partita un'animazione. Ok, filmato d'apertura. Oh, molto bene. Ci piace, direi, finora. Direzione delle animazioni, insomma, non so se sia il modo giusto per dirlo in italiano. Ecco, mi piace moltissimo il fatto che, cioè, le persone che hanno fatto il prodotto vengano evidenziate in questo modo all'inizio, non alla fine che poi non lo vede nessuno, no? Ditecelo all'inizio chi ha fatto il gioco, è molto importante. Josh Sawyer, ecco, lui è il principale responsabile, diciamo, di questo progetto. Diretto da Josh. Vedo che bello, come se fosse un film. Bellissimo. Allora, siamo in Baviera, vedete, nel Sacro Romano Impero, ed è l'aprile del 1518. Un artista addormentato. La mente di un artista. Oh. E l'abate mi disse: Andreas. Cosa devo fare? Devo cliccare, immagino? Ah, devo scegliere. L'abate mi disse: Andreas, opzione 1, non voglio che tu distragga le sorelle in biblioteca. Opzione 2, ho bisogno che tu finisca questo lavoro entro la fine di aprile. Opzione 3, limita il più possibile le tue conversazioni con fratello Piero. Beh, la più divertente è la prima. Non voglio che tu distraga le sorelle in biblioteca. Giusto? Vediamo cosa state dicendo nel frattempo. Allora, tipo uno acculturato avrà più calligrafico, mentre uno ignorante è più distorto, magari. Ah, state ancora parlando dei font. Va bene, ragazzi, voi cosa scegliereste qua? Io so che c'è un ritardo con il momento in cui voi ricevete, però intanto io mi godo questa immagine. È veramente molto bella. Fatemi sapere anche se il volume della musica... Apparentemente non c'è un doppiaggio in questo gioco, in effetti mi aspettavo che non ci sarebbe stato. Fatemi sapere se questa musica è di livello, insomma, se va bene il livello dell'audio. Guardate l'animazione della fontana, cioè è molto bello, è tutto fermo, però la fontana, vedete qua, è animata, ok? Non è animato il cielo. È molto bello, potrei parlare per ore, no? Sapete che se seguite anche le nostre live su Gothic, a un certo punto, come divertismon... Ah no, ma è animato anche questo monaco, in realtà. È animato anche il giullare, ogni tanto si muovono, vedete? E anche gli occhi del protagonista, ogni tanto si muovono. Dicevo, durante le live di Gothic abbiamo fatto per ridere un'analisi artistica di uno dei dipinti. Qui potrei parlare per ore, no? Di un'opera come questa, in cui c'è di una scena come questa...
in cui vedete c'è un contrasto nettissimo fra il modo in cui sono disegnati i personaggi, che è un modo estremamente primitivo, no? Proprio da artista, come si può dire, proto-medievale, proprio dell'alto medioevo, assolutamente bidimensionali, no? E il modo invece in cui è descritto l'ambiente, dove c'è già una prospettiva descritta proprio alla Piero della Francesca, cioè qui, lì siamo proprio nel Rinascimento, anche se ci sono delle distorsioni, no? Cioè, allora, la pavimentazione è da Piero della Francesca, invece, tipo, la prospettiva farlocca, vedete, la fuga prospettica farlocca di questo edificio è più alla Beato Angelico, cioè qui siamo di nuovo nel Medioevo, no? O comunque, insomma, in un Rinascimento molto più precoce, ok? Allora, ma siamo in live alle 16 del pomeriggio, me l'ero perso. Nick Brody, sì, ne abbiamo parlato durante la live di ieri, ho anche messo un messaggio nel canale. È una live speciale questa, in cui stiamo provando questo nuovo gioco di Obsidian che si chiama Pentiment. Siccome così ho voluto essere tempestivo, di sera non ho mai possibilità di farlo per le prossime tipo 5-6 sere, perché sono sempre impegnato, ho deciso di metterla questo pomeriggio. Mi fa piacere che ci sia anche tu. Che stile è? Tipo 300, è vero, c'è già la prospettiva, dice Gauss. Vabbè, non mi state dicendo cosa devo scegliere, quindi sceglierò io. Non voglio che tu distragga le sorelle in biblioteca. Stai di nuovo facendo il lavoro del diavolo, vero? Dice Sangrobiano. Ah, è già santo questo? Ma, vabbè, perché siamo... Ma, tra l'altro, il santo è sto qua che ha anche le orecchie da diavolo, cioè il giullare... No, in realtà è più un cappello da giullare. È strano che si chiami San, questo qua, no? Almeno mi pare che venga da lui, giusto, il... Cioè, è molto strano che si chiami... Vabbè che stiamo sognando, ricordiamo. C'è anche una fanciulla alla finestra, guardate, che prima era coperta. Al balcone, prima era coperta. E guardate come si muovono anche queste rose. Molto, molto bello questo stile grafico, ci piace. Stai di nuovo facendo il lavoro del diavolo, vero? Ci dice Sangrobiano. Andiamo avanti. Non incoraggiarlo, dice Beatrice. Ah, quindi lei è Beatrice. Attenzione, lui è Socrate. È un sogno un po' confuso, diciamo. Quindi, un filosofo dell'antica Grecia. La dedizione al proprio lavoro conduce ai piaceri della mente, ben superiori rispetto a quelli del corpo, ok? Allora, vogliamo aprire una parentesi su questa massima di Socrate? No, non apriamola, perché sennò ci porterebbe troppo lontano. Comunque è una massima, cioè non so se sia davvero di Socrate, questa massima qui attribuita a Socrate, potrebbe starci bene però, potrebbe davvero essere una massima di Socrate. È una massima molto vera, però vabbè, bisognerebbe fare molte specificazioni. È molto vera se la si intende con del buon senso e dell'equilibrio, perché si parte da questa massima e si finisce col flagellarsi, con la frusta o mettersi il cilicio, quindi bisogna stare attenti, diciamo, al modo in cui si prendono le parole. Ma andiamo avanti. Sangrobiano dice: o sei tu a doverti trovare delle amanti più focose, o sono io a dover imparare a lavorare nello stile di Socrate. Dice Sangrobiano. Socrate è scritto con un altro, forse vuol dire che è cliccabile, no. Come hai risposto all'abate, Andreas? Dice il prete Gianni. Il prete Gianni, cioè qui veramente stanno mettendo allora, forse, allora, Beatrice sarà quella di Dante. Sangrobiano non ho idea di chi sia. Il prete Gianni, sapete chi è? Il prete Gianni è una figura mitica, ok? Che è di solito collegata, è collocata in Oriente, no? Nell'estremo Oriente, ok? Cioè sarebbe una figura... Sarebbe un sacerdote, sarebbe una figura religiosa proveniente dall'Occidente che avrebbe viaggiato fino all'Oriente e avrebbe convertito al cristianesimo alcune popolazioni dell'estremo Oriente. È una figura assolutamente leggendaria, ok? Non ci sono documenti che parlino del prete Gianni. Allora, come... Vediamo cosa state scrivendo nel frattempo. Quindi è un misto di stili, esatto. Mi ricordo un po' un punta e clicca del 94. Page Master, dice Reptilez. Non lo conosco, caro Reptilez, ma io nel 94 dovevo ancora iniziare a videogiocare, pensate. Quindi sono un po' clueless riguardo a quel periodo, tranne i titoli più famosi che ho poi recuperato, no? Per archeologia, diciamo. Allora, come ha risposto all'abate, Andreas? Allora, vediamo un po'. Abbiamo tre opzioni. Ho chiesto scusa e ho detto che sarei stato più attento. Dirà no, direi di no. Ho detto non è colpa mia se Dio mi ha fatto così bello, no. L'ho ignorato, che è esattamente ciò che meritava il suo commento. Ma nessuna di queste tre è giusta, in realtà. Non saprei. Per il momento non sta avendo molto senso alle mie orecchie questa conversazione, ma forse è normale perché stiamo avendo un sogno. Però, cosa diciamo, ragazzi? Non è vero la prima. Forse la roba che più si avvicina di più è questa, no? Non è colpa mia se Dio mi ha fatto così bello. Non lo so, proviamo a dire questa. Dice Sangrobiano.
Sei insopportabile, dice Beatrice. Non apprezzano il mio fine umorismo, gli astanti. Ahimè, a differenza di quanto avveniva ai miei tempi, dice Socrate, questa fede cristiana non vede di buon occhio il desiderio. Eh già, Socrate, è proprio quello che intendevo quando commentavo la tua massima di prima, caro Socrate. Ma vabbè, lasciamo stare, andiamo avanti. Oh, dice Andreas, forse questo desiderio per te insegnerà loro ad apprezzare di più la bellezza, dice Socrate. Vedete com'è saggio Socrate? Certo, ma certo, non bisogna avere paura della bellezza, non bisogna avere paura del desiderio. Ma vabbè, non apriamo anche qua parentesi che ci porterebbero lontanissimo, anche se questo gioco forse è fatto apposta per stimolare anche dei dibattiti, no? su questi temi. Sangrobiano, giusto, la prossima volta prova a dirlo all'abate Andreas. Sii paziente, dice il prete Gianni, e sopporta le ire dell'abate. Presto avrai finito l'opera che ti ha commissionato e con essa il tuo capolavoro. Bene, quindi apparentemente il nostro artista, forse è un miniaturista, il nostro alter ego, diciamo, ha ottenuto una commissione da questo abate che lo sgrida perché si distrae invece di lavorare, ma a un certo punto, cioè sta sognando, insomma, questo fatto che deve finire questo lavoro, no? Presumo, no? Queste sono le vocine forse della sua coscienza, potrebbe essere così, chi può dirlo? È molto bello l'effetto... No, il modo in cui appaiono questi fumetti con questo effetto di scrittura, come se stessimo proprio scrivendo un vero e proprio manoscritto. Allora, ciao Mosè, ciao Bitbull, oggi posso seguire la live, pazzesco, narcisismo, ciao Mosè, che bella la live pomeridiana. Auguri, auguri a Onafet, oggi è il suo compleanno, auguri. Ma dai, veramente? Ma Stefano, ma non ci dici niente, scusami, magari l'avevi anche detto e io sono un pirla e non me lo ricordo. Buon compleanno Stefano, buon compleanno, veramente. Te lo faccio proprio di cuore. Che bello che siate così tanti. Evidentemente il pomeriggio, bene, terrò conto, Io volevo fare, ve lo dico, volevo fare al pomeriggio tutte le live dedicate ai City Builder, no? E fare alla sera quelle dedicate ai giochi di ruolo. Questo nella mia mente così doveva funzionare il canale Twitch. Però insomma vediamo, se vi piace di più il pomeriggio le facciamo tutte al pomeriggio, Per me non c'è problema. Non so, immaginavo, cioè io personalmente guarderei più volentieri una roba così alla sera che non al pomeriggio. Però... vabbè, dipende dallo stile di vita, ovviamente, di ognuno, ok? Quante candeline? 30 qua. Ma sei giù, sei un bambino, sei Stefano. Vergognati, cosa fai qua? Dovresti essere all'asilo a quell'età. Va bene, andiamo avanti con questo dialogo. Quindi tornerai a Norimberga, dove ti aspettano il matrimonio e la tua nuova vita da maestro. Ah, va bene, ok, quindi siamo in trasferta. Dobbiamo finire questa commissione per questo abate e poi tornerai a Norimberga, va bene? Allora... vogliamo aprire una parentesi sul fatto che è un po' maldestro dare queste informazioni al fruitore attraverso, cioè è un po' ingenuo, è un po' da dilettante, no? Dare queste informazioni al lettore attraverso un sogno, no? È proprio la scorciatoia più, dal punto di vista proprio puramente narratologico, diciamo, no? Queste sono scorciatoie che usano un po' i brocchi, no? Cioè usare sogni, usare... cioè il vero autore professionista lo riconosci perché ti dà queste informazioni sui personaggi attraverso le azioni, no? Le semina, diciamo, all'interno del testo, però sempre mostrandoti delle azioni, no? Mostrarti un sogno in cui l'autore pensa al fatto, in cui, scusate, colui che sta sognando, il protagonista, sogna che sta per finire il suo lavoro, dopo il quale potrà andare a Norimberga. Cioè, mi aspetterei di meglio da uno che, come Sawyer, ha delle esperienze di autore comunque notevoli, vabbè. Però vabbè, insomma, adesso stiamo facendo delle osservazioni anche forse un po' troppo approfondite. Andiamo avanti. Beatrice, un matrimonio con una donna che non ha mai incontrato, non è certo l'ideale. Ah, quindi a Norimberga continua questa sorta di spiegone che ci stiamo facendo da soli attraverso il sogno. E a Norimberga sposeremo una donna, ma non è una donna che non abbiamo mai incontrato. È un matrimonio combinato, che era una roba abbastanza comune in questi tempi. Andiamo avanti. L'alternativa è diventare filosofo. Questo è un riferimento a qualcosa che ha davvero detto Socrate. Com'era la massima di Socrate? Sposati. Sposati, se troverai una buona moglie sarai felice, se troverai una cattiva moglie diventerai filosofo, una roba del genere, ok? Mi pare che è un po' una storpiatura, forse l'ho storpiata io, ma credo che la massima di Socrate dicesse più o meno una cosa del genere. Quindi vedete, citazioni dotte, struttura narrativa un po' da brocchi, ma citazioni dotte, ok? Quindi, no? Le due cose si bilanciano. Allora, dietro la lava, Socrate era saggio, esatto.
Andiamo avanti. Sangrobiano. Gesù, allora devi assolutamente sposarti. È carina almeno? Ci chiede Sangrobiano. Oh, adesso dobbiamo scegliere che cosa rispondere. Allora, è ciò che ha scritto mio fratello nella sua lettera, ma forse stava solo cercando di risollevarmi il morale. Adorabile, a giudicare dal piccolo ritratto che ho ricevuto, ma noi artisti sappiamo essere degli ottimi adulatori nelle nostre opere. Oh, chi lo sa, in ogni caso, non è per questo che lo faccio. Allora, cosa scegliamo? Scegliamo la seconda, ragazzi. Scegliamo la seconda, no? Sembra una ragazza carina. Boh, io sto scegliendo in maniera assolutamente istintiva, senza che ci sia nessuna motivazione, anche perché non è che ci sia una storia per il momento che sta succedendo, va bene? Adorabile a giudicare dal piccolo ritratto che ho ricevuto, ma noi artisti sappiamo essere degli ottimi adulatori nelle nostre opere. Si sta facendo tardi, la ruota del tempo non si ferma per nessuno, Andreas. Temo che tu debba lasciarci, va bene, stiamo per svegliarci, ok? Ah, è vero, maestà. Diciamo noi. Tornerai presto a farci visita? Chiede il prete Gianni. Allora, spero di sì, ma è una cosa che esula dal mio controllo, maestà. Non lo so, maestà. Beh, immagino che non sempre sognerò di visitare questo luogo, maestà. Beh, sì, diciamogli la terra, che ogni volta facciamo lo stesso sogno, no? Diciamogli questa qui. Vediamo un po'. Naturalmente, se domani sera non sarai qui, prego che tu sia in un posto altrettanto accogliente. Va bene. Grazie, prete Gianni. Grobiano, per favore, assicurati che Andreas giunga a casa sano e salvo. Va bene. Certo, maestà. Molto bene, a presto Andreas, a presto maestà. Va bene, un po' troppi convenevoli. E a questo punto, Sangrobiano ignora gli altri folli, Andreas. Ah, siamo nella nave dei folli, ok? Nave dei folli, che è una rappresentazione molto tipica, insomma, non solo della miniaturistica, ma dell'arte medievale in generale. Guardate i venti che soffiano in alto, le animazioni del mare. Beh, molto carino. Ignora gli altri folli, Andreas. Lo faccio sempre. È molto spiritoso, il protagonista dell'opera. Va bene, cosa succede? Ci sono gli altri folli che però lo disturbano. Il nostro protagonista dice oh. Beh, o almeno potrei provarci se la smettessero di darmi dei pestoni. In effetti c'è quello lì che ci sta pestando allegramente. Guardate dove mettete i piedi! Sono dei poveri folli, Andreas. Non ha senso cercare di insegnar loro qualcosa. Esatto! Quanta saggezza! E adesso cosa succede? So che il vecchio prete Gianni vorrebbe che tu tollerassi tutte le stronzate! Attenzione! Chi ha tradotto questo gioco ha anche usato del turpiloquio, quindi mamme con bimbi che state guardando questo video, non prendetevela con me. Se ce ne sono, non credo, insomma, non prendetevela con me. Sto solo leggendo quello che c'è a schermo, ok? Ah, tra l'altro, forse dovrei spostare... Com'è la posizione della videocamera? Magari vi ho impallato... No, finora non credo di avervi impallato tanto, però questo dialogo forse è un po' impallato, perché io non la sto vedendo nella videocamera. Fatemi sapere se vi sto impallando troppo. Allora, forse dovrei metterla in basso, tipo. Potrebbe essere una bella idea metterla in basso in questo gioco, vero? Secondo me in basso non impallo niente. Vabbè, magari dopo la spostiamo. So che il vecchio prete Gianni vorrebbe che tu tollerassi tutte le stronzate dell'abate, ma poiché sono io ad accompagnarti a casa, l'ultima parola spetta a me. Non farti mettere i piedi in testa da lui, ragazzo. È sempre il sogno, quindi, questo. Allora, noi possiamo rispondere a questo punto. No, l'abate non può comandarmi a bacchetta. Oppure, sta solo cercando di mantenere l'ordine nell'abbazia. Dopotutto io sono un estraneo. Oppure, è tutto a posto, non voglio causare problemi. Allora, vediamo un po', cosa rispondiamo? Vabbè, non vorrei fare troppo il ribelle così subito. Rispondiamo questa qui. Sta solo cercando di mantenere l'ordine nell'abbazia. Dopotutto io sono un estraneo. Giusto, un estraneo che lui stesso ha deciso di accogliere. Se vuole i tuoi servizi, deve prenderti così come sei. Va bene. Sì, insomma, e di nuovo pestoni da parte del folle che balla. Ah, per favore, potreste no, non possono smettere, anzi ci hanno dato anche un pugno nello stomaco. Beh, bene, direi, ci sveglieremo mi arrendo, portami a caca. Ah, ok, a casa. Ah, avete visto? Questo è un errore, sembrava un errore, invece non era un errore in realtà. Cioè, il testo si è poi corretto, cavolo. Però forse questo in inglese era un fine gioco di parole che hanno cercato di riprodurre un po' maldestramente in italiano. Scegliendo la traduzione e non la lingua natia, ci giochiamo tutti i giochi... Scusate la ripetizione, ma insomma ci giochiamo tutti i giochi di parole presenti nel testo originale. Vabbè, andiamo avanti. Come desideri, Andreas. Va bene, e ci addormentiamo. Molto bene, beh, ci sveglieremo con male al piede. Attenzione, c'è un bimbo o una bimba? Buongiorno, Ursula, una bimba. Che ci sveglia. Oh, molto bene, ci siamo svegliati. Quindi questo, signori, è il mondo reale. Siamo all'interno di questo bel monastero. Qui lo stile grafico è un po' cambiato, non trovate?
Questo non è più tanto un testo miniaturistico, sembra più un disegno un po' infantile, no? Guardate il modo in cui è descritta questa candela, cioè lo stile dei personaggi qui è un po' diverso dal modo in cui è disegnato lo sfondo. Secondo me sono mani diverse quelle che hanno fatto quello che abbiamo visto finora e quello che vediamo adesso. Non lo so, ipotizzo. Vediamo nel frattempo cosa state scrivendo. Ogni tanto parte del dialogo non si vede, ma se leggi va bene così. In che senso? In che senso? Ce ne sono vari. No, Mosè, sono errori ortografici normali. È per riprodurre il lavoro dei monaci che facevano errori quando trascrivevano i libri. Ah, ok, ok. Beh, bella idea, interessante. Ma è nuovo questo gioco? Sì, Reptilez, è uscito tipo 2 giorni fa, 3 giorni fa, proprio nuovissimo. Ed è il motivo per cui sto facendo questa live a questo orario in consulto, perché appunto voglio essere un minimo tempestivo nel portarla, nel portare questo video anche sul, sul canale YouTube. Sì, è uscito da pochi giorni, esatto, ti ha risposto anche Gauss. Allora, ogni tanto parte del dialogo non si vede, mi state dicendo, ma perché è coperto dalla mia immaginetta? Forse la mettiamo... Allora, scusate, provo a fare questa modifica della interfaccia. Spostiamo qui la, la videocamera. Forse adesso è meglio, fatemi sapere se dovrebbe essersi spostata nell'angolo in basso a sinistra, ok? Grazie, dice Reptilez. Meglio. Ah, perfetto, bene. Buongiorno Ursula, andiamo avanti con questo bel dialogo. Buongiorno Andessa. Ursula ovviamente non parla tanto bene, essendo molto piccola. E se ne va. Va bene, è ora di alzarsi. Ok, per forza. Scusate, per... va bene, ci sta, ha senso. Oh, attenzione. Capitolo 1, il barone. Molto bene. Allora, attenzione, adesso è comparsa un'interfaccia. Oh, vedete, finora non avevamo accesso a nessun tipo di interfaccia. Adesso è spuntata l'interfaccia, quindi dobbiamo assolutamente esplorare questa interfaccia, ok? Allora, intanto è spuntato questo specie di segnalibro qui in alto, su cui clicchiamo immediatamente. Qualche pagina in più. Prima ora 6. Un altro giorno, altre pagine per l'abate e si spera qualcuna per me. Devo attraversare la città e dirigermi all'abbazia per iniziare a lavorare nello scriptorium. Ah, ok, quindi non stiamo dormendo all'abbazia. Da come era descritto fino a questo momento, sembrava che l'abate ci stesse proprio ospitando, no? Quindi sembrava che, come si può dire, fossimo proprio vitto e alloggio nell'abbazia. Invece apparentemente non è così, ok? Qualche pagina in più forse è il nome di questo capitolo, di questa missione. Boh, vediamo un po'. Ex Libris cos'è? Ah, Andreas Mahler, 1518, Norimberga. Immagino che questa sia la data di nascita. Qui c'è una freccettina, cos'è sta roba? No, non scatta. Vabbè, forse man mano che entrano in gioco personaggi importanti compaiono qua? Boh, mi viene questa ipotesi. Diario, la stellina rossa, quindi vuol dire sono cose che dobbiamo ancora guardare, forse? Mappe. Vediamo un po'. Che carina! Molto bene, allora adesso qui dovrebbe dirci dove siamo, no? Siamo nella fattoria dei Gärtner, quindi forse questi Gärtner sono quelli che ci stanno ospitando, ok? Siamo nel posto che si chiama Tassing, giusto? Questi sono i dintorni di Tassing. Allora, qui c'è la fattoria di Johann Bauer. Adesso però la mia immagine sta impallando un po' la leggenda. Vabbè, insomma, ci sono delle... Vabbè, se è un problema dopo vi faccio sapere meglio. Vi faccio vedere meglio. Franz Bauer e la vedova Kemperin sono qua. La vecchia miniera di sale è qua. La cascata è qua. Il carbonaio è qua. Il santuario di Santa Sazia è qua. Per l'abbazia si va per di qua. Le rovine romane sono qua. Il mulino è qua. Va bene. Qui c'è anche il simbolo di un occhio. Cos'è sta roba? Ingrandisci. Ah, che bello. Posso zoomare? Vabbè, più di così non zoomo, però. Sposta, va bene, esc. Cioè, possiamo spostare da una visuale fissa a una visuale mobile. Però guardate, qui possiamo anche vedere la mappa di Tassing, già. Quindi per le fattorie a ovest, per le fattorie a sud, per le fattorie a est, per la foresta, villaggio, fabbro, casa degli Zimmerman, forno degli Alban, levatrice, Werner, per il mulino, casa dei Druckner, Nostra Signora del Labirinto, che è una chiesa, per i pascoli, per la foresta, va bene. Ma esiste davvero sto Tassing, tra l'altro? Io non ho mai sentito una città con questo nome. Immagino di sì, immagino che esista veramente, ok? L'abbazia di Kiersau. Ah, ok, perfetto. Ah, c'è una specie di mappa più precisa, vedete, dell'abbazia. Giardino del convento, capanno delle erbe, loquarium del convento, che non so cosa sia, casa della priora, santuario di San Maurizio, loquarium del monastero, infermeria, sala capitolare, refettorio, va
vabbè, cortile, lavatorium. Noi dobbiamo andare qua, vedete, c'è una stellina, perché immagino sia il nostro obiettivo, diciamo, perché immagino è il nostro obiettivo andare nello scriptorium. Va bene, poi c'è il capitolo gente. Fratello Piero da Verona, miniatore dell'abbazia di Chiersau. Noto per la sua gentilezza e la sua disponibilità, fratello Piero è anche un rispettato maestro pittore, specializzato in opere cromaticamente straordinarie. Va bene. Quindi forse non è elencata nella sezione Ex Libris, come pensavo. La gente è elencata in questa sezione qua. Glossario, vediamo cosa dice il glossario. Norimberga, città libera del Sacro Romano Impero. Importante centro commerciale e artistico, sede anche di vari laboratori di stampa. Molto bene. Beh, bella sta roba, no? Ci piace molto questa interfaccia fatta così. Perfetto. E qui possiamo accedere direttamente, forse. Vedete, questo immagino sia il diario delle missioni. Questo sarà quello delle mappe. Questo sarà, cos'è? Vediamo un po'. Scusate, cos'è? Cos'è sta roba? Perché? A cosa serve andare in questa schermata? Cioè, vediamo la nostra immagine come se fosse dentro il libro miniato. Vabbè, ok. E andando qui cosa succede? Ah, vediamo il libro miniato. Vabbè, sarà interessante sapere se questo testo ha un senso o meno. Possiamo ingrandire, rimpicciolire, va bene. Esc, perfetto, molto bene. Boh, non capisco bene l'utilità. Qui andiamo direttamente alle mappe, vediamo un po'. Ah no, questo invece è il menu principale, ok? Prima 6H, orari di lavoro, opzioni menu principale, esci, va bene, ok? Quindi non c'è modo di salvare, ragazzi. Questo è terribile, eh? Questo è terribile. Ha già perso dei punti questo gioco irreparabilmente. Vediamo. Meglio, non ti preoccupare, fa nulla, da qualche parte la devi pur mettere, esatto. Vabbè, per il momento la lasciamo lì, cari amici, anche qui adesso mi sta coprendo qualcosa, forse. Ci sono questi simbolini in giro per la mappa, ah, ok, quindi possiamo guardare delle varie cose. Per esempio, guardiamo questi libri. Oh, il Picatrix, la chiave di Salomone, l'Eptameron. Il priore Ferenc continua a darmi tutti questi libri da leggere. Questi sono libri che davvero si leggevano in... la gente di cultura leggeva nella Europa dell'epoca, ok? Vediamo qui invece cosa c'è. Dovrei davvero dare una bella pulita. Ah, va bene, perfetto. Ok, molto bene. Ma quindi, io posso anche cliccare, vedete, in luoghi tipo gioco a scorrimento, no? Tipo gioco a scorrimento, vedete. Qui posso andare a letto, ma no, direi di no. E qui casa... qui scendiamo le scale. Molto bene, direi che scendiamo le scale. Perfetto. Ah, perfetto. Quando viene, quindi, quando c'è una nuova schermata, si torna alla simulazione, diciamo, relativa al libro. Qui si va nella camera degli ospiti, quindi si torna dove eravamo prima. E qui possiamo interagire con Ursula, immagino. E vabbè, Ursula fa dei versacci da bimba, quello che fanno i bimbi, giustamente. Di qua non si va da nessuna parte, perché semplicemente finisce la stanza. Invece dobbiamo andare da questa parte. Oh, e ci sono delle signore. C'è Clara e c'è Eva. Molto bene. Vediamo cosa deve dirci Clara. Vabbè, questo... quando i rissi dello schermo potevamo anche farne a meno. Buongiorno Andreas, hai dormito bene? Chiede Clara, che forse è la padrona di casa. Allora, abbiamo tre opzioni. Benissimo, grazie. Abbastanza, l'importante è dormire. Non molto, ma che vuoi farci? Ma no, noi diciamo benissimo, magari anche se non è vero, noi siamo delle persone educate. Sapete che non bisogna lamentarsi nella vita, ok? Questo è un suggerimento vero e autentico che vi sto dando, per favore. Mi raccomando, non lamentatevi, vi prego. Lamentatevi solo se c'è un motivo gravissimo che giustifica le vostre lamentele, va bene? Se è solo perché avete dormito male, non ci interessa quando parliamo con voi il fatto che avete dormito male, noi che non siamo il vostro par. Non andate, non lamentatevi, per favore, ok? Vabbè, adesso non apriamo... Volete che il mondo sia un posto migliore? Volete migliorarlo voi stessi? Bene, cominciate non lamentandovi. E già lo renderete un posto migliore. Fine del pippone. Benissimo, grazie, dice Andreas. Oh, sono così felice di sentirtelo dire, dice Clara. Ad ogni modo... oh, questa via eufonica mi ha fatto venire la pelle d'oca sulla schiena, proprio. So che andrai all'abbazia, quindi ti ho preparato del cibo. Va bene. Mandorle, formaggio e un po' del pane di segale che ti piace tanto, quello degli Alban. Beh, bene, grazie cara Clara. Otto mi ha detto di riferirti che ti invita a cena con lui all'abbazia. Ah, va bene, ok, perfetto. Ok, perché non me l'hanno detto direttamente all'abbazia? Non ha tanto senso sta roba che me la dicano qua. Va bene, ok, perfetto. Otto, va bene. Ah, ottimo. Otto è passato di qui, dice Eva. Ah, ok, quindi la roba acquista già più un senso. Attenzione. Sì, verso l'alba, dice Clara. E si muove. E se ne va. No. Ah, cosa fa?
prende un pacchettino. Ah, forse è il rancio che ci diceva prima. Eccolo qua, grazie mille. Ecco qua, Andreas. Bene, beh, carine anche le animazioni, perfetto. Bisogna cliccare per andare avanti. È molto gentile da parte tua, Clara, grazie mille. Oppure semplicemente annoiamo. No, ma noi diciamo è molto gentile da parte tua, Clara, grazie mille. Maestro Andreas, se non ti è di troppo disturbo, potrei... Cioè, potresti... Attenzione, Clara vuole un favore in cambio. Vediamo cosa vuole. Sarebbe un problema per te pagare l'affitto del mese prossimo oggi? Attenzione, vuole soldi! Ecco, ecco perché ci riempie di cibarie, cari amici. Perché vuole soldi. Vuole che paghiamo la pigione. Questo termine che mi ha sempre fatto molto ridere, forse per il suo suono un po' strano. Vuole che paghiamo la pigione in anticipo. Cosa facciamo, signori? Vabbè, vediamo se abbiamo delle opzioni. E se lo aumentassimo di 2 gossi... Ah no, di 2 grossi, era un errore. E se lo aumentassimo di 2 grossi? No, no, ma certo, c'era l'inflazione, come oggi, come al giorno d'oggi. C'era l'inflazione. No, no, ma fai pure i tuoi porci comodi, cara Clara. Detesto dovertelo chiedere, ma siamo in ritardo di 2 mesi con il pagamento delle tasse per l'abbazia. Ok, anche qui c'è stato un errore. È un'idea geniale sta roba degli errori, eh. È veramente un'idea geniale, bello. Bravi, bravi autori di questo gioco. Avete messo il sogno all'inizio e vi riempirei di sberle per questo. Però questa roba degli errori, questa roba degli errori ci è piaciuta molto. Sapete che piccola parentesi storica? Era assolutamente, è una cosa assolutamente consueta quella che sta spiegando Clara, no? Cioè il fatto che le abbazie molto spesso riscuotevano tasse, no? Questo non solo in ambito germanico, anche qui nel nord Italia succedeva spesso questa cosa, no? Quindi a volte c'era un feudatario, diciamo, che possedeva le terre, quindi un landowner, un po' come Onar in Gothic 2, per fare questo crossover, ed era a lui quindi che era necessario pagare le tasse. Però a volte le abbazie erano proprio al centro di un sistema di gestione dei campi distribuiti attorno alla abbazia stessa, no? È la cosiddetta economia curtense, come la chiamano spesso i libri di storia. Siamo nell'epoca del particolarismo, no? Il particolarismo politico e sociale, appunto, tipico dell'epoca medievale, tardo medievale. Forse ancora più tipico in area germanica che non in area mediterranea e italica, per così dire. Qui noi avevamo dei comuni, no? Parecchio forti, per carità anche Norimberga è un grande libero comune, no? La città che è stata citata nel corso del gioco. Però in Italia abbiamo avuto molti più liberi comuni di quelli presenti in area germanica. Vabbè, insomma, adesso non entriamo in discorsi troppo complessi. Allora, vediamo un po'. Il gioco ha una schermata delle stats oppure non c'è? No, non ha una schermata delle stats. Sulle parole sottolineate in rosso puoi cliccare per avere dettagli. Ah sì, perché prima mi sembrava di averci provato e che non funzionasse. Va bene, dopo ci proverò meglio, caro Bitbull, scusami. Grazie per avermelo detto. No, non ci sono statistiche, questo non è un vero e proprio gioco di ruolo. È un'avventura a scelta multipla, ok? Quindi non mi risulta che comparirà mai una schermata con le statistiche del personaggio, caro Reptilez. Andiamo avanti con questo dialogo. Chissà se sta passando il tempo nel frattempo. Non ho idea di come sia gestito lo scorrere del tempo. Peter sta perdendo i capelli per questo. Più del solito, intendo. Quindi sulle parole sottolineate in rosso puoi cliccare. Vediamo. Ah, è vero. Peter, c'è sto dito lunghissimo. E vabbè, e quindi? Ah, semplicemente mi fa vedere chi è Peter. Ah, e adesso vedete mi dice che ho già cliccato su quella parola. Va bene. Ok, perfetto, mi ha solo fatto vedere un'immaginetta di Peter. Vabbè. Allora, cosa rispondiamo a questa avidona di Clara? Ma certo, non è affatto un problema. E poi non vogliamo certo che Peter perda tutti i suoi preziosi capelli, prima risposta. Sì, suppongo che non sia impossibile. Sì, penso di potercela fare. Oppure, non posso promettere nulla, vedrò cosa riesco a fare. Oppure, beh, io... Aspetta, queste tasse non erano previste? Quest'ultima domanda non si capisce molto che tipo di intonazione ha. Cioè, scritta così vuol dire... Queste tasse non erano previste? Cioè, non dovresti già sapere... Immagino voglia dire così, no? Non dovresti averlo saputo già fin da subito che c'erano queste tasse da pagare? E c'è anche questo altro... Cosa vuol dire qua? Non so bene come rispondere. Il pagamento dell'affitto non era previsto fino all'inizio di maggio. Ah, ok. Quindi possiamo anche vedere questo e probabilmente cliccandoci. Attenzione. Allora, adesso sono tornati, vedete, i nostri demoni interiori, nelle forme di Beatrice, Socrate, quell'altro che non mi ricordo come si chiama, San qualcosa,
che ci dicono, no? Come quando ci compare il diavoletto personale, l'angioletto personale, vi ricordate? Avete presente, no? Questa sorta di cliché, no? Quando si cerca di rappresentare visivamente il nostro dialogo interiore, no? La vocina del cervello, ok? Che, no? Le diverse vocine che talvolta combattono l'una contro l'altra. Beatrice dice: sii generoso, Andreas, puoi permetterti di spendere e alleggerire il loro fardello. Oppure bisogna considerare le conseguenze dell'inazione, dice Socrate. Oppure, che storia è mai questa? Non pagano le tasse ogni anno? Perché la cosa dovrebbe ricadere su di te? Allora, Pluto e il gattino, dice Vitbull. Cit. Non ho capito che citazione stai facendo, caro Vitbull. Non ho capito a cosa ti stai riferendo. Allora, ma la roba che dice Socrate sembra che non c'entri assolutamente nulla, eh? Cosa facciamo? Facciamo i generosi? Vabbè, proviamo a cliccare su Beatrice. D'altra parte c'è il rischio che continui a chiedermi di pagare l'affitto in anticipo. Allora, e adesso torniamo alla schermata, quella con la vera e propria... È un cartone in cui Pluto ha il diavoletto e l'angioletto per decidere le sorti di un gattino. Lo vedevo sempre da bambino. Ah, ho capito. Ho capito, ma sai che forse lo vedevo anch'io? Cioè, mi stai facendo scattare un ricordo. Però adesso, cioè, Pluto e il gattino non mi dice proprio nulla. Quindi non sono sicuro che sia lo stesso. Però vabbè, insomma, appunto, è un po' un cliché, no? È un po' un cliché. Quindi non ci sarebbe niente di strano se ci fosse stato un altro cartone animato con la stessa modalità, diciamo, di gestione di questa cosa. Ragazzi, cosa cavolo rispondiamo? Vediamo un po'. Io risponderei la seconda. Cioè, non proprio, non è affatto un problema, non vogliamo che Peter, beh, oddio, lì la stiamo anche un po' prendendo in giro, Però io gli risponderei questa. Suppongo non sia impossibile. Sì, penso di potercela fare. Dai, proviamo con questa. Te ne siamo molto grati, davvero, Andreas. Scusami ancora per avertelo chiesto. È orribile ritrovarsi in una posizione del genere, dice Clara. Anno dopo anno diventa sempre più difficile pagare le tasse. Dillo a me, Carla, cara Clara. Peter lavora sodo, ma sembra che non basti mai. Va bene. San Luca ti benedica per averci aiutato. Va bene, e possiamo anche vedere San Luca a questo punto, evangelista, cristiano e santo patrono degli artisti e dei medici, spesso rappresentato con accanto un toro alato. Ok, sì, è uno dei quattro evangelisti, San Luca. Ok, ecco, questa è una spiegazione già più bella di quella che abbiamo visto prima, ok? Tra l'altro dire evangelista cristiano, vabbè, perché ci sono anche evangelisti di altre religioni, forse? Quella è una roba un po' strana, ok? Comunque, vabbè, evangelista è uno dei quattro evangelisti. Molto bene. Perfetto. Bello. A proposito di San Luca, come sta venendo il tuo capo alvoro? Ecco, correzione, capolavoro. Sono passati 2 mesi, non è vero? Procedo a rilento, temo. Trascorro gran parte delle mie giornate a sbrigare lavori per l'abbazia, dice Andreas, cioè noi protagonista. Il priore Ferenc mi permette di dedicarmi al mio capolavoro solo durante la liturgia delle ore. Ah, ok, quindi non è che siamo là come artisti, siamo là come tuttofare, sembra, da questo dialogo. Vediamo Ferenc cosa succede. Ecco, quando sono personaggio... sto dito però mi dà fastidio, Sapete che sto dito così lungo mi dà fastidio? Mi sembra che non c'entri niente con il resto dello stile dell'opera, questa cosa. Boh, non lo so, mi sembra strano, ok? Allora, quando è un personaggio del gioco, esce il suo ritratto. Quando è invece un personaggio storico, o comunque... appartenente, diciamo, alla cultura, alla storia della cultura, ecco, in quel caso c'è una spiegazione, no? E non solo, e non un ritratto semplice. Una restrizione ragionevole, ma che rallenta il mio lavoro. Il consiglio comunale non ha richiesto un capolavoro, lo sto facendo principalmente per mostrarlo ai clienti e per me stesso. Ok, quindi da qui capiamo che è un lavoro che stiamo facendo per il consiglio comunale e che il nostro protagonista, noi, lo stiamo facendo principalmente per metterlo nel nostro book personale, ok? Nel nostro catalogo, non tanto perché il comune abbia chiesto chissà che qualità. La qualità alta la stiamo cercando di raggiungere perché soddisfi i nostri interessi, perché risponda ai nostri interessi. Va bene? E sì, quando finirò tornerò a Norimberga, dove mi sposerò e aprirò una mia bottega. Molto bene. Da Norimberga all'università e ora in giro per il mondo come miniatore. Va bene, ok.
Chissà cos'altro ti riserverà il futuro, maestro Andreas. Già, ho proprio la sensazione di stare iniziando un nuovo capitolo della mia vita. Dopo, qualche passo falso, molto girovagare, un po' troppo divertimento. Molto girovagare. Deve essere angosciante ricominciare tutto da capo. Ok, anche quello era un errore. Se ho ancora la possibilità di fare qualcosa della mia vita, lo devo alla mia famiglia. Sì, è così, ma adesso so cosa voglio fare e lo farò. Beh, ma ricominciare tutto da capo, insomma, perché ricominciare tutto da capo? Non ha molto senso quello che ha detto Clara. Cioè, è un percorso come stiamo facendo, no? Perché dovrebbe essere ricominciare tutto da capo? Vabbè, sì, è così, ma adesso so cosa voglio fare e lo farò. Questo verrà ricordato. Attenzione, qui ci hanno detto che questa risposta verrà ricordata. Va bene. Non molti hanno la possibilità di scegliere. Di certo nessuno ce l'ha qui a Tussing, dice Clara. A proposito, non me ne intendo di arte, ma ti ho visto fare dei disegni stupendi sul tuo taccuino, dice Clara. Il tuo capolavoro sarà magnifico. Certo, dopo che ti ho detto che ti pago l'affitto in anticipo, per forza mi riempi di complimenti, cara Clara. E adesso noi possiamo rispondere. Lo è la più bella delle mie opere. Il capolavoro, cioè quello che sta facendo all'abbazia. È sulla buona strada. Beh, difficile a dirsi finché non sarà finito. Ragazzi, facciamo gli sbruffoni. Lo è la più bella delle mie opere. Bene, ogni tanto fa piacere vedere uomini sicuri di sé da queste parti. Oh, molto bene. Ora devo tornare al mio lavoro. Va bene. Buona giornata all'abbazia, Andreas. Ci vediamo per cena dopo i vespri. Oh, e vediamo a sto punto cosa sono i vespri, no? Ora canonica corrispondente al tramonto. Una delle due ore principali dedicate alla preghiera. A cui seguiva la cena. Va bene. Le vecchine anche adesso, no? Vanno a pregare per i vespri, almeno qui. Dalle mie parti è una roba che appunto le vecchine particolarmente fissate con la religione vanno ancora adesso a fare, a praticare, anche se non tutte le parrocchie. Non tutte le parrocchie dicono i vespri ogni sera, insomma, sono solo alcune, ok? Allora, vediamo un po'. Evangelisti credo siano anche i protestanti, se non erro, Mosè. Sì, ma lì c'era scritto cristiano. Attenzione. Sì, ci sono gli apocrifi, che non sono nella Bibbia cristiana. Ma scusate, non c'era scritto evangelista cristiano? Cioè, attenzione, anche i protestanti sono cristiani, ok? Cioè, anche i Vangeli apocrifi sono cristiani. Qui stiamo facendo confusione fra etichette, attenzione. Cioè, cristiano, che non sono nella Bibbia cristiana. Cos'è la Bibbia cristiana? Sarà la Bibbia cattolica, forse, quello che intendi dire, la Bibbia come è prestabilita dalla Chiesa cattolica apostolica romana? Vabbè, insomma, secondo me mettere cristiano non aveva tanto senso in quel contesto. Va bene, andiamo avanti. Ti ringrazio, ma stasera non posso. Sono stato invitato a cena da Klaus Drucker. Ok, ma aspetta un attimo. Non avevamo già un invito a cena da qualcun altro noi prima? Mi sto perdendo un po', con tutti questi nomi. Vediamo chi è Klaus Drucker. È quello lì, va bene, non che ci aiuti molto. Perfetto. Un po' troppi nomi, sta buttando nel calderone il gioco. Anche questo è un errore un po' da brocchi dal punto di vista della così struttura del testo. Andiamo avanti. Nessun problema. Saluta i Drucker da parte nostra, dice Clara. Naturalmente, a presto, Clara. Bene. Perfetto. E si è annerito tutto, ok? Ma secondo voi adesso il gioco ha salvato? È comparso una specie di iconcina qua sotto, non so se avete visto. Vorrà dire che il gioco ha salvato? Beh. Vediamo un po'. Allora, con Clara abbiamo già parlato, no? A questo punto parliamo anche con Eva. Vediamo se Eva ha qualcosa da dirci. Salve, Andreas. Cos'è? Ah, basta? Salve, Andreas. Ah, va bene, basta. Ci dice solo salve, Andreas. Di qua non andiamo da nessuna parte. Con Clara abbiamo già parlato. E qui andiamo alla fattoria dei... Ah, qui praticamente usciamo, va bene. Oh, ed eccoci qua finalmente all'aperto. Sì, secondo me questa iconcina che si è vista anche adesso è l'iconcina del salvataggio, va bene. Qui entriamo in casa, ok? E vediamo, qui c'è Peter. Oh, Peter, quello che perde i capelli, ricordiamo. Ah, non possiamo scendere, possiamo solo andare per di qua o per di qua. Ok, correndo anche tra l'altro, Vediamo Peter. Andreas! Ah, basta. Ok, quindi a volte non parte. E questo qua chi è, scusate? Di qua non si può andare, vediamo un po'. Attenzione. Jorg il grosso, visto che siamo in ambito germanico. Buongiorno, Andreas. Buongiorno, Jorg. Come va? Lavori oggi? Si sta riposando un po'. Papà è ancora nei campi. Ma cosa fa? Parla di sé in terza persona, Jorg il grosso? Andiamo avanti.
ha preso una pietra con l'aratro e solo il signore sa quanto tempo mi ci è voluto per tirarla fuori dal terreno. Ok. Signore, lo possiamo cliccare, no? Stai andando... Ah, no, perché non era sottolineato, era in rosso. Stai andando all'abbazia? Allora, tutti i giorni tranne la domenica. E dove altro potrei andare? Tutti i giorni tranne la domenica. Capisco. Ringrazio Dio per le domeniche. C'è odore di tempesta, no? Io sento solo aria fresca di montagna. Hai viaggiato troppo. Dove hai trascorso il tuo apprendistato prima di arrivare a Tassing? Allora, attenzione, scegli le origini che influenzeranno le decisioni del tuo personaggio nel corso delle vicende narrate. Tieni premuto per confermare la tua scelta. Allora, vediamo un po'. Siamo forse di Basilea? Andreas parla un po' di italiano e di francese e conosce i punti di riferimento culturali di Basilea e delle vicine Berna, Zurigo e Friburgo. Siamo forse delle Fiandre? Andreas parla un po' di olandese e di francese e conosce i punti di riferimento culturali di Anversa, Bruges e Gand. Siamo forse italiani? Andreas parla l'italiano, un po' di greco e conosce i punti di riferimento culturali di Firenze, Venezia e Milano. Che cavolo di scudo hanno scelto per l'Italia? L'Italia non è che esista in quel periodo come entità politica. Cioè, è un casino l'Italia, come sappiamo, in epoca pre-unitaria. Cosa scegliamo? Forse scegliamo l'Italia, no? Cosa ne dite? Allora, la Bibbia credo sia uguale sia per i protestanti che per i cattolici. Sì, appunto, gli apocrifi non sono protestanti, credo sono apocrifi. Allora, ciao Mosè, forse potresti... Ah, ma è festivo, ci sei anche tu. Ciao, ciao, benvenuto. Forse potresti abbassare il volume del gioco perché il rimestare rende poco comprensibile quello che dici. Ah, va bene. Va bene, Festifo, l'ho già abbassato prima, quindi lo abbasso di nuovo, scusate, faccio un attimo questa operazione, ecco qua, e abbasso ancora un po' il volume del gioco, così, ecco, fatemi sapere se adesso è meglio. Ho abbassato ancora di più il volume del gioco, fatemi sapere se adesso è meglio. Scegli Italia, dice Gauss, no, è in rosso. Perché i monaci scrivevano in rosso tutte le parole che si riferiscono a Dio, Gesù, Spirito Santo, eccetera. Tra l'altro viene scritto alla fine di tutto, simulando la scrittura dei monaci, che cambiavano la penna e l'inchiostro solo alla fine di una frase. Ma che bello! Non ci avevo pensato, Witbull! Ma che bello! È bellissima sta roba! Non ho mai studiato approfonditamente io, pur avendo fatto anche l'esame di storia della miniatura, di cui non ricordo assolutamente nulla, all'università. Queste robe credo di non averle mai sapute. È molto bello però, bello, bello, mi piace molto questa cosa, molto, molto bello. Va bene, allora signori, direi che veniamo dall'Italia, no? Anche se non ha senso dire vengo dall'Italia, cioè sì, come zona geografica, come area geografica ha senso, ma insomma, sarebbe stato meglio sapere più di preciso. Vabbè, Italia. Oh, in Italia, principalmente a Firenze, ma anche a Venezia e Milano. Che bello, posso cliccare su Venezia, ragazzi, e saperne un po' di più. È una delle repubbliche più potenti della penisola italiana. Affacciata sulla costa nord-occidentale del Mar Adriatico, Venezia è un importante centro commerciale e artistico dell'Europa meridionale. È certo, è certo! Diciamo pure che è la repubblica più potente della penisola italiana, cari amici, anche perché le altre repubbliche, insomma, se non altro sono durate molto meno, ecco, rispetto alla Repubblica di Venezia. Va bene, non fatemi parlare della Repubblica di Venezia, perché è il mio lavoro, potremmo non finire mai più. Italia, non c'è da stupirsi che i tuoi sensi siano annebbiati. Perché dice così Jorgi il Grosso? Sei stato laggiù troppo a lungo, ma per la nebbia della Valpadana? Perché beviamo tanto vino? Perché Jorg? Mi piacerebbe chiederti perché dici questa roba. Resta su queste montagne per un po' e anche tu sentirai l'odore delle tempeste in arrivo. Va bene. Quanto tempo ci vorrà? Chiede Andreas. 10-15 anni? Non credo di avere così tanto tempo, Jorg. E comunque, che cosa hai fatto tutto quel tempo in Italia? Ah, vedete, evidentemente d'ora in avanti, quando esce questo simbolino, è una conseguenza del fatto che abbiamo fatto quella scelta prima, no? Cioè del fatto che veniamo dall'Italia, vedete, c'è proprio il simbolino della scelta di prima. Oltre all'arte, intendo. Allora, origini, scegli le origini che influenzeranno le decisioni del tuo personaggio nel corso delle vicende narrate. Tieni premuto per confermare la tua scelta. Allora, siamo edonisti forse? Sembrava un po', dalle risposte che abbiamo dato nel sogno. Andreas cerca il piacere ovunque vada, è estremamente socievole e vanta una certa esperienza di tutti i vizi del mondo. Beh, solo che viene principalmente da Firenze, sarebbe stato meglio a Venezia sta roba, beh no, oddio no.
nella Venezia del Settecento sarebbe stato perfetto, non tanto nella Venezia di quest'epoca. Artigiano, Andreas vive per lavorare e dedica tutto il suo tempo alla sua arte. Topo di biblioteca, Andreas trascorre tutto il suo tempo libero reperendo e leggendo quanti più libri possibile. Furfante, Andreas tende a farsi coinvolgere in complotti, scherzi, zuffe e piccoli crimini. Imprenditore, Andreas dedica la gran parte del suo tempo a farsi pubblicità, ottimizzare le spese, realizzare investimenti e far quadrare i conti. Allora, cosa dite, amici? Io direi sicuramente non furfante, ok? Non mi ci vedo, cioè nel senso non... Boh, non so, quello che è successo finora non... No, furfante proprio no, ok? E forse anche topo di biblioteca direi proprio no. E quindi, boh, io sarei più per l'artigiano, forse, ma anche l'edonista potrebbe andare bene e anche l'imprenditore potrebbe andare bene, ok? Boh, non lo so, uno che viene, no? Uno che viene, forse, o artigiano o imprenditore, forse uno che viene... che ha studiato soprattutto a Firenze, che per carità sì, può essere, ma però edonista o artigiano o imprenditore, secondo me, visto il suo background. Cioè, sono quelli più sensati con il background che abbiamo imparato fino a questo momento. Ok, vediamo nel frattempo cosa state scrivendo. Ah, ok, no, non avete scritto niente. Niente di nuovo. E allora, cosa facciamo, ragazzi? Artigiano? Andreas vive per lavorare, dedica tutto il suo tempo alla sua arte. Boh. Ma no, farei imprenditore, ragazzi. Siamo un imprenditore, che vabbè. Ha un senso diverso in realtà in quest'epoca rispetto a quello che gli diamo oggi. Quindi scelgo questa opzione. Ho imparato a mandare avanti un'attività commerciale. L'arte arriverà con il tempo, ma la gestione delle finanze, le trattative con i clienti. Devo assicurarmi il mio posto nel mondo quando diventerò un maestro e per questo ho bisogno di denaro. Ok. Sei un uomo intelligente, Andreas. Non posso certo dire che nella mia famiglia qualcuno abbia il senso degli affari, dice Jörg il Grosso. Quasi tutti gli anni ci... ritroviamo in mano il minimo per tirare a campare. È il destino dei contadini. Comunque, ora è meglio che vada. Ok. Jörg, andiamo, dice Peter dal fuoricampo. Papà si sta già lamentando che ci ho messo troppo tempo. Anche se lui non ha alzato un dito per spostare quella pietra. Ci vediamo, Andreas. A più tardi. E finisce questo dialogo. Molto bene. E a questo punto torniamo... in questa schermata. Allora, qui si va verso il villaggio. Vediamo se c'è qualcos'altro da fare per di qua. Vediamo un po'. Per esempio, il vecchio Peter, che prima ci è anche stato nominato. Cosa sta facendo? Sta sbucciando patate. Vediamo se ci dice qualcosa. Oh! Dio vi benedica! Ah! Dice il vecchio Peter. Andreas, diciamo noi. Ah! Oh sì, Andreas! Ultimamente c'è un tempo terribile. Questa città è andata a puttane rispetto ai miei tempi. Allora. Allora. Io non so come fosse in inglese sta roba. Ma. Allora. Vogliamo aprire un discorso forse un po' complicato? Cioè, quando si crea un'opera dell'ingegno ambientata in un'altra epoca, bisogna per forza di cose creare un falso, no? Quando si costruiscono i dialoghi, perché se li facessimo come davvero parlavano all'epoca, facendo una ricerca filologica perfetta, sarebbero una roba noiosissima e incomprensibile per il lettore odierno. D'altro canto, se li facciamo troppo simili al modo in cui parla il lettore odierno, rompiamo l'incantesimo. Ecco, secondo me qui si è rotto l'incantesimo con questa frase, ok? Cioè io non mi immagino un contadino della Baviera, ok? Del, cos'è? 1300, ok? Dire questa città è andata a puttane, ok? Proprio no. Non è una roba... quindi, boh, magari in inglese aveva più senso, tenderei a escluderlo, eh? Secondo me anche in inglese era inappropriata come qua, ok? Poi, vabbè, ci sarebbe tutto un discorso da fare sul turpiloquio che... ti aliena automaticamente le simpatie di una grossissima fetta di lettori, anche se è turpiloquio ben, come si può dire, ben piazzato, ben... ma vabbè, adesso non apriamo quest'altra parentesi. Però, boh, no, questa frase proprio no, e poi è completamente fuori posto, secondo me, in un gioco come questo. Abbiamo due risposte possibili. Non credo che gli abitanti della città possano fare molto riguardo al tempo. Le cose erano molto diverse quando eri giovane. Proviamo a dirgli questa qua. Diversi come la birra e il piscio. Ecco, invece questa per esempio va bene, no? Questa qui ci sta, ok? Il vecchio abate non si preoccupava molto delle nostre usanze. Non gli importava se lasciavamo una piccola offerta a Percta per mantenere il cielo sereno e il clima mite. Attenzione! Allora, qui il caro vecchio Peter
sta parlando della sopravvivenza del paganesimo in epoca medievale. Cioè, si sta riferendo a quello, ok? Un tema molto trascurato, secondo me, a livello di studi storici, almeno questa è l'impressione che ho. Vediamo cosa dice di questa percta la Wikipedia del gioco. Dea pagana delle Alpi, vedete? Associata agli animali, non l'ho mai sentita, sinceramente, e mi stupisce non averla mai sentita. Deve essere del versante tedesco delle Alpi, perché se fosse del nostro versante l'avrei sicuramente già sentita. Associata agli animali e alla filatura della lana. Viene ancora invocata da alcuni cristiani in Austria, Svizzera, Baviera e Svezia, ok? Questo, ragazzi, è un tema di cui si potrebbe parlare lungamente, Sapete che, insomma, ci sono anche alcuni teologi che dibattono di questi temi. Il fatto che il culto dei santi sia così radicato nella nostra società, soprattutto ai livelli più popolari della società, è una testimonianza indiretta, ma forse neanche tanto indiretta, della sopravvivenza, no? Del paganesimo a livello inconscio, diciamo, no? All'interno del paganesimo politeista, all'interno delle nostre menti, nostre intese come nostre di collettività, no? di società, ok? Ho avuto certe mie nonnine, certe mie ave particolarmente devote che Dio non pregavano mai, praticamente. Pregavano solo ed esclusivamente il santo giusto in base alla richiesta che dovevano fare, esattamente come succedeva in epoca di paganesimo politeista, ok? Ho bisogno di quella roba lì, prego quel dio lì, ho bisogno di quella roba là, prego quel dio là, uguale, solo che invece di essere diversi dei, sono i santi, no? Però la struttura è esattamente la stessa. Andiamo avanti col dialogo, ragazzi, qui si potrebbero, no? Vedete che ogni tanto io mi perdo nei miei voli pindarici, sgridatemi nei commenti se mi perdo un po' troppo. Mattias sapeva che Cristo era nei nostri cuori, anche se il nome della Dama Bianca era sulle nostre labbra, evidentemente questa Percta è chiamata anche la Dama Bianca. Va bene, vogliamo davvero sapere meglio chi è Cristo? Non lo sappiamo? Va bene, indaghiamo. Ah no, scusate, era scritto in rosso, non era una roba sottolineata, mi sono sbagliato. Allora, le risposte che abbiamo a disposizione sono le seguenti. La Chiesa ha bandito tutti i riti legati agli dei pagani, vecchio Peter. Che tipo di antiche usanze? Pensavo fosse San Maurizio a proteggere Tassing. Pensi che gli spiriti stiano guastando il tempo da quando nessuno segue più le tradizioni? Allora, intanto vediamo chi è San Maurizio. Però se clicco qua ho paura di scegliere questa risposta, ragazzi. Come funziona qua? A cosa dà la precedenza? Ecco, vedete, questa è una piccola inconsistenza, no? A livello di interfaccia. Cioè, dovresti darmi un qualche feedback visivo su... Cioè, sembra che io stia selezionando questa risposta, in realtà, se vado qua. Ok? Non sembra che stia indagando di più su San Maurizio. Quindi, per il momento, non cliccheremo su quel link. E vediamo un po', indaghiamo di più. Che tipo di antiche usanze? Il tipo di usanze che spaventano le streghe e impediscono agli spiriti di invocare nuvole di tempeste sulle nostre fattorie. Ok? I santi non sono stati i primi a vegliare su Tassing. Mio padre lo sapeva. Anche il vecchio Running Kemper lo sapeva. Beh, chi è Running Kemper? Quel bastardo di un abate potrà non essere d'accordo, ma alcuni di noi mantengono vive le tradizioni, ok? Ma certo. Sapete che poi alla fine, vabbè, qui si aprirebbero altre parentesi amplissime, ma insomma, quasi tutte in realtà le festività cristiane, che adesso sono considerate appunto cattoliche, lo sapete, no? Immagino, sono reinterpretazioni di vecchie festività già presenti nel calendario pagano, no? Quindi per esempio, non lo so, il Natale, la festa del Sol Invictus, per dire, no? Però insomma, vabbè, anche sono tutte allegorie astrologiche, le feste religiose sono tutte allegorie astrologiche, sono tutte collegate al transito delle stelle e dei pianeti e al mutare delle stagioni, sono tutte in qualunque religione, ok? Ogni religione le veste a modo suo, ma alla fine sono tutte allegorie astrologiche, va bene? Sintetizziamola così per non aprire parentesi troppo ampie. Allora, vediamo un po', apri, è ambientato a inizio 500. Siamo all'inizio del 500? Ah, mi pare di aver letto 1300, scusate, evidentemente ho sbagliato. Vai tranquillo, io ho rischiato e funziona. Ah, ok. No, ci sta che si aprano parentesi come queste, una volta tanto che è il gioco stesso che lo sprona, dice Gauss. Bene, sono contento. Nel frattempo sono le 5:10, il tempo vola. Mi piacerebbe tantissimo capire meglio quando il gioco salva, vabbè, insomma... Io direi che andiamo avanti massimo fino alle 6, ragazzi, non voglio fare un video più lungo di 2 ore, però insomma, per un po' andiamo ancora avanti. Allora,
Vediamo un po' cosa possiamo rispondere. Alcuni di noi mantengono vive le tradizioni, come la vecchia vedova Ottilia. Non ne parlerò all'abbazia. In cosa consistono queste tradizioni? Allora, non va bene che ci sia questa risposta, perché il fruitore non sa chi sia questa Ottilia, ok? Lo sa il protagonista, ma non lo sa il lettore, no? Il fruitore. Quindi non va bene che ci sia questa risposta, ok? Cioè, questa è cattiva gestione del flusso informativo, diciamo. Cioè, era necessario che questa Ottilia già si sapesse in qualche modo chi è, perché sia possibile dare questa risposta, va bene? E allora, qui possiamo o promettergli di non dire niente all'abate, oppure indagare più a fondo. Proviamo a indagare più a fondo. In cosa consistono queste tradizioni? Ce l'ha già un po' spiegato. Quando ti alzi di notte per pisciare, cammina lungo il lato destro della casa e non tornare mai sui tuoi passi quando rientri. Vabbè, pura superstizione, ok? Non che i riti religiosi siano qualcosa di diverso, eh? Adesso non vorrei toccare tasti dolenti, ma insomma, alla fine cos'è, no? Cosa sono i riti religiosi se non superstizione vestita, come dire, dotata di una lunga tradizione storica dietro di sé, no? Alla fine è quello. È nobilitata dalla sua lunga tradizione storica, ma pur sempre superstizione, no? Ovviamente. Andiamo avanti. Così le streghe non ti rubano l'anima, ok? Davvero interessante, possiamo rispondere, oppure meglio che vada. Ma no, diciamogli davvero interessante, cof cof, dice il vecchio Peter. Meglio che vada, va bene, va bene, Dio vi benedica. Ok, peccato, sarei andato avanti ancora con questo dialogo, ma va bene. Andiamo, oh no, per di qua non possiamo andare, le pecore ci sbarrano la strada, cari amici. Peccato che non ci sia lo scorrimento in profondità, diciamo, cioè solo in linea retta. Va bene, a questo punto andiamo verso il villaggio, direi. Ok, con questi abbiamo parlato, andiamo verso il villaggio. Trick! Oh, adesso la partita si è salvata, immagino. Molto bene, siamo arrivati al villaggio. Ma quindi se io adesso premo la M, per dire. Oh, vedete? Siamo al villaggio, perfetto. Ma quindi, scusate, prima dove eravamo? Dintorni di Tasling. Cioè, questa è una mappa più grande rispetto a questa, ho capito. Non è che siano due location diverse, vedete? Allora, questa è da dove arriviamo. Arriviamo dalla fattoria dei Gertner, ok? E adesso siamo nel villaggio, ok? Va bene, ok, perfetto, chiudiamo. E c'è qui di fianco un fabbro, ok? E Endris. Parliamo con Endris. Salve, Andreas. Ah, vabbè, ma non scatta il dialogo. Vediamo cosa possiamo fare qui. Possiamo guardare la fornace. La fucina di Endris Schmidt è molto più piccola di quella che usa l'abbazia. Va bene, perfetto. Vediamo se possiamo andare per di qua, direi di no. Ci sono sempre delle pecore che ci sbarrano la strada. Ok, là guardate c'è un'oca con i suoi pulcini, un'anatra con i suoi pulcini, molto bene. Quindi direi che andiamo per di qua. Mi piacerebbe che camminasse. Ah, cioè dobbiamo per forza seguire i sentieri, tipo qui ci sono due che stanno litigando. Quindi possiamo andare per di qua e posso venire qui. Ok, quindi queste linee bianche sono tipo le strade. Io volevo capire di cosa stavano conversando questi qui. Qui c'è un fornaio, tipo, guardate, con l'insegna del Brezel. Allora, vediamo. Qui c'è Martin. Devi dirmi qualcosa, Martin? Cosa? No, niente, basta, perfetto. Qui c'è Eddie. Ah, però per parlare con Eddie dobbiamo andare per di qua. Truc, va bene, è pieno di pecore. Oh, e scatta un bel dialogo con lei, molto bene. Allora, in realtà inizia Veronica a parlare. Martin, per favore, puoi aiutarmi? Cosa vuoi? Li sto tenendo d'occhio. A me sembra proprio che tu stia semplicemente lì a oziare, dice Veronica. Martin, per l'amor di Dio, aiuta tua cugina. Ok, quindi abbiamo capito che... forse questa è la mamma, Eddie. Martin è il figlio e quell'altra è la cugina. Andiamo avanti. Ah, buongiorno Andreas. Perdonaci, una parte della staccionata è ceduta e le pecore sono uscite dal recinto. Ah, ecco perché. Sembra strano, infatti, che siano in giro per le strade così. Posso fare qualcosa per aiutare? Possiamo rispondere noi? No, perdonatemi voi. Meglio che non vi intralci. Martin, idiota che non sei altro. Le vuoi aiutare o no? Attenzione, ci sono i pensieri. Andiamo a vedere. Dovrei offrirmi di aiutare? Allora, perché no, dice Socrate. Aiutare gli altri aiuta anche noi stessi. Sante parole, Socrate. Ci permette di sentirci utili e di trarre soddisfazione nel nostro lavoro. E poi c'è il cattivo che dice, dovrebbe essere quell'idiota di Martin ad aiutarli. Fagli una bella ramanzina così impara. No.
noi diamo ragione assolutamente a Socrate, però anche è vero che non so nulla di pecore e probabilmente sarai solo di intralcio. Allora, a questo punto diciamogli la seconda, ok? Perché in effetti se non saremo in grado di aiutare, ok? Bisogna anche fare attenzione a non pretendere di aiutare quando non si è in grado di farlo, no? E quando si farebbero magari più danni di quelli che si sta cercando di risolvere, ok? Quindi perdonatemi voi, meglio che non vi intralci. Grazie. Mi sa che ci vorranno un paio d'ore per ritrovarle tutte di questo passo. Sangue di Cristo, dice Veronica. Veronica, cosa ti ho ripetuto mille volte sulle bestemmie? Esatto, infatti mi stavo proprio chiedendo, ma così ha nominato il nome di Dio invano, ok? Ok, ha detto Cristo, non ha detto Dio, ma sapete che c'è la consustanziazione. Qui si vola altissimo, ragazzi, dal punto di vista della teologia durante questa diretta. Non parliamo, non vi spiego cos'è, non saprete già, immagino, ma se non lo sapete, insomma, non vi dico cos'è la consustanziazione. Andiamo avanti. Scusa mamma, dice Veronica. Ah, quindi è la mamma di quell'altra, va bene. Guardate, sta succedendo qualcosa a casa degli Steinauer. E sono quelli che litigano là sopra, no? Eh sì, vediamo un po' cosa sta succedendo. Vabbè, niente, abbiamo solo rivisto la scenetta. Chi è quello sul cavallo? Sembra ricco. Non lo so, Martin, ma Fortunato gliene sta dicendo quattro. Nel frattempo le pecore vanno in giro. Manca una parola che dovrà essere scritta in rosso. Cristo, l'ultima volta. Ma quindi anche lei nomina invano il nome di Dio, non va bene, eh? Cristo, l'ultima volta che ho visto Fortunato così furioso è stata al matrimonio di Peter e Clara, quando Johan gli ha calato le braghe per scherzo, ok? Allora, Clara è quella a cui... Aspetta. Clara e lei... Ah, stavolta compaiono tutti assieme, vedete? Ok, il vecchio Peter, li abbiamo già conosciuti, e poi c'è questo Johan. Va bene. Ha fatto sputare due denti al mio povero marito. Far arrabbiare un tagliapietre non è mai una buona idea. Direi proprio di no. Martin, potrebbe essere un nobile? Sembra proprio ricco. Non è molto acuto questo Martin, Per Dio, Martin, ma continua a nominare il nome di Dio invano questa qua. Quindi forse era solo l'espressione precisa che ha detto quell'altra, che ha detto Veronica, che l'ha fatta arrabbiare. Vabbè, non metterti strane idee in testa per una volta. Di che parli, zia Heddy? Non fare sciocchezze. Non pensi che abbiamo già abbastanza problemi? Cosa sta pensando Martin? Vuole derubarlo, forse? Andreas, se puoi portare le tue ossute gambette di città più in là lungo la strada, noi abbiamo delle pecore da radunare. Va bene, ci sta mandando praticamente fuori dalle scatole. Va bene, certamente. A più tardi, con l'errorino, che ora viene corretto. Molto bene. Non lavorare troppo, Martin. Buona fortuna. Perché non dai una mano a tua zia e tua cugina? Allora, cosa facciamo? Ma non è nostro affare sgridare questo qui. Perché dovremmo sgridarlo? Affari loro? No. Buona fortuna. Ok. E usciamo dalla situazione di dialogo. Molto bene. E adesso dove andiamo, amici? Io vorrei tanto andare là sopra, ma non si può, eh? Vediamo un po'. Allora, Eddie, Veronica. Forse potevamo andare anche giù di qua, tipo? Vediamo un po'. Aspetta. Ah, no, non possiamo. No, perché sembra ci sia una curva. Niente, va bene. Ok, doveva essere un po' più chiara, forse, la modalità di spiegazione. Non possiamo aprire queste porte. Poi anche il fatto che si metta a correre subito l'omino. Ma ti prego, dove vai? Allora, qui ci sono le pecore che ci sbattono. Sapete che questo, secondo me, ecco, questo potrebbe essere uno stratagemma acuto, invece. Interessante, fatto bene. Per impedirci di andare. Cioè, forse adesso, a causa delle pecore, non riusciamo a girare per tutte queste stradine. Poi, quando avranno radunato le pecore, riusciremo. Questa è una idea simpatica, no? È un'idea carina. Vediamo cosa state dicendo intanto. Particolarmente famoso è il caso del Natale, mutuato dalla festività del solstizio d'inverno, esatto. Non è che col doppio click corre. Ma io faccio un click singolo, guarda. Questo è un click singolo, e vedi, si mette a correre. Quindi, no, purtroppo si mette a correre comunque. Va bene. Chiesa e casa dei Drucker. Vabbè, immagino che si debba andare per di qua. Vediamo un po'. Villaggio, adesso dove siamo? Vediamo un po' la cartina. Siamo lì, per il mulino, per la foresta. Ma dove caspita è l'abbazia, scusate? Ah, ma nel frattempo, guardate, ci sono comparse delle stelline, per esempio su Ex Libris. Ah, ok, allora qui ci sono tutte le varie scelte che abbiamo fatto, in pratica. Andreas parla l'italiano, dedica a campare il suo tempo a farsi pubblicità, ok. Ah sì, 1518, hai ragione. Prima, chissà perché pensavo 1300, quindi siamo già in pieno rinascimento, va bene.
Andiamo avanti. Gente, oh, e adesso abbiamo un sacco di nomi, ragazzi. Allora, abbiamo il priore, originario dell'Ungheria. Ferenc è il priore dell'abbazia di Chiersau. Forse abbiamo già letto questa roba. E il responsabile della gestione dello scriptorium. È noto per il suo interesse per i libri esoterici. No, non l'avevamo mai visto, in realtà. E, allora. Ah, ok, questi, stiamo leggendo questa pagina. Linhart Steinauer, detto Fortunato, tagliapietre di... Tasting, non so cosa sia, marito di Agnes, padre di Brigitta, noto per la sua grande forza fisica. Hedwig Heddy Bayern, moglie di Johann Bauer, madre di Veronica e Hans. Heddy è simpatica ai suoi concittadini, ma è nota per essere chiassosa, sfacciata e per bere troppo, il che la rende ancora più chiassosa e sfacciata, certo. Johannes Johann Bauer, fratello di Franz Bauer, marito di Heddy, padre di Veronica e Hans. Johann è in buoni rapporti con la maggior parte delle famiglie della città, ma è determinato ad ampliare la sua fattoria. Va bene. Se andiamo qua, invece, vediamo che ci sono Clara Gertnerin, seconda moglie di Peter Gertner, madre di Ursula, nota per la sua gentilezza e la sua preoccupazione per la salute del marito. Klaus Drucker e sua moglie Marie sono gli stampatori della città di Tasting, sebbene Tasting, boh, non mi ricordo più come si dica, sia un luogo insolito per ospitare una macchina da stampa, il loro giro di affari è alimentato da pellegrini e altri viaggiatori che percorrono la via Imperi. Hanno un figlio di nome Berthold. Andris Schmidt. Andris è il fabbo della città di Tasting. Lavora vicino al centro città e dedica alcuni giorni alla settimana ad aiutare l'abbazia sbrigando piccole faccende. Eva Gertnerin, figlia di Peter Gertner e della sua defunta moglie Christine. Eva è stata cresciuta per lo più dal fratello e dal padre. Va bene. Poi abbiamo Jörg Gertner, figlio di Peter Gertner e della sua defunta moglie, Christine, chiamato il Grosso perché è l'uomo più imponente della città. Lorenz Rottvogel, barone di Rottvogel, presso Worms, mecenate dell'abbazia di Chiersau, amante dei libri e dell'arte. Martin Bauer, figlio di Franz e Kat Bauer, marito di Brigitta, padre di Wolf. Ah, ma quindi non è un bambino sto Martin, è già sposato. Noto per la sua pigrizia, la sua scontrosità e la sua propensione ai piccoli furti. Miklaus Heberle, servo svevo di Lorenz Rottvogel. Ok. E poi abbiamo questi. Otto Zimmermann, falegname della città e figlio del vecchio Otto, noto per la sua avversione per l'abbazia, in particolare per padre Gernot. Peter Gertner, marito di Clara, padre di Jörg il Grosso, Eva e Ursula, noto per la sua irascibilità e la sua avversione per l'abbazia, e Lenhard Müller. Fratello Pietro da Verona, è quello che abbiamo già letto prima. Vecchio Peter Gertner, l'anziano padre di Peter Gertner. Il vecchio Peter ha un piede nella fossa da anni, ma continua comunque a lavorare il suo campo, è l'uomo più anziano della città. Va bene. E nel glossario sono comparse altre cose, vediamo un po'. Allora, ah, ma queste sono praticamente tutte le voci, diciamo, quindi San Maurizio, per esempio, vedete, ha la stellina perché non l'abbiamo ancora letta. San Maurizio è il santo patrono di Tasting. La leggenda narra che avesse origini egizie e che fosse al comando di una legione romana convertitasi al cristianesimo. Tutti i legionari, Maurizio incluso, furono martirizzati per la loro fede. La sua mano viene conservata come una reliquia nel santuario di Chiersau. Va bene, ottimo. Perfetto, molto bene. Però non ho ancora capito dov'è l'abbazia. Cioè, noi non stiamo cercando di andare all'abbazia, scusate, ok? Dove caspita è l'abbazia? Allora, per i pascoli. Quindi forse noi dobbiamo prima andare verso i pascoli? Allora, sì, forse prima dobbiamo andare per i pascoli e poi da là andiamo all'abbazia? Boh, ipotizzo, ok? Vabbè, intanto vediamo cosa c'è in questa schermata. Altre due pecore. Quindi non ci fanno andare per di là, ci bloccano la strada. Oh, e qui c'è questo Klaus. Parliamo con Klaus e scatta un bel dialogo. Oddio, non si capisce niente. Cos'è sta roba? Buongiorno. Cos'è sta roba? Buongiorno, Andrea. Ah, qui stanno simulando la stampa a caratteri mobili. Ma che idea carina. Buongiorno, Andreas. Come va? Buongiorno, Klaus. Un altro giorno all'abbazia. Ancora qualche ora e potrò tornare a lavorare al mio capolavoro. Sono proprio curioso di vederlo, sto capolavoro. Buono a sapersi. Allora vieni a cena da noi stasera. Marie e Bert vorrebbero vederti. Vediamo chi sono queste due. Allora, Marie è quella lì. Bert è quella lì. Una bambina. Ok? O un bambino. Perfetto. Andiamo avanti. Devi assolutamente vedere queste nuove silografie realizzate per un'edizione italiana di Till Eulenspiegel, che non so assolutamente cosa sia, ma per fortuna c'è la spiegazione. Il personaggio che dà il titolo a un popolare libro del XV secolo. Till è un burlone che smaschera di continuo i vizi e l'ipocrisia altrui, ma è anche piuttosto abile a indurre le persone ad annusare, toccare o mangiare i suoi escrementi. Oh mio Dio. Beh sì, c'era un po' questo gusto, no? Per come dire, per l'osceno, no? Per il...
per il bislacco, no? In epoca medievale, in epoca così anche rinascimentale come questa. Va bene, andiamo avanti con questo dialogo. Non sapevo che padre Thomas ti permettesse di stampare libri in italiano. Su via, Andreas non è così severo. So che sta solo cercando di proteggere le persone dall'eresia, dalla mania delle streghe, da storie d'avventura di dubbia moralità, dalla sciatta composizione dei tuoi libri. Beh, non le ultime due. Boh, non lo so. Visto quello che ci ha detto il vecchio Peter, forse dalla mania delle streghe? Oddio, non nominarle nemmeno, Andreas. Siamo a meno di un giorno di viaggio da Innsbruck. E Innsbruck, vabbè, c'è la spiegazione, la capitale della contea austriaca del Tirolo, nonché la tappa principale della via Imperii che collega l'Italia alla Baviera. È la città importante più vicina a Tassing e all'abbazia di Chiersau. È inoltre nota per i processi alle streghe che lì si sono svolti nel 1485. Certo, siamo nel 500, quindi c'è ancora il ricordo di questi processi alle streghe, i famosi processi alle streghe di Innsbruck. Non vogliamo certo seminare il panico tra la gente del posto. E poi ti sconsiglio di parlare di streghe quando c'è padre Thomas nei paraggi. Sarebbe una pessima idea. Buona sapersi. Va bene. E allora ti aspettiamo per la cena di stasera dopo i vespri? Certo, grazie. Benissimo, dirò a Maria e Bert che verrai. Ci vediamo allora. A dopo. Benissimo. Quindi immagino possiamo anche decidere di tirare pacco. Cioè, nel senso, visto che c'era anche la risposta. Boh, non lo so, vediamo. Vediamo cosa succederà andando avanti. Allora, vediamo un po'. Che poi capolavoro all'epoca non voleva dire semplicemente il primo lavoro di un artista artigiano? Ah sì? Oddio, sì, potrebbe anche essere Gauss. Non lo so, non ci avevo pensato. Può essere. Ciao Mosè, io devo andare, ci si rivede. Ciao Witbull, grazie mille per essere passato. Ciao Witbull. Ancora doveva accendersi sul serio la caccia alle streghe. Era giusto iniziata. Beh, sì, certo. La caccia alle streghe darà il meglio di sé, per così dire, nei secoli successivi. Ok? Va bene, non possiamo entrare a casa dei Drucker. C'è un bel lucchetto in bella vista. Quindi direi che andiamo avanti per di qua. Oh, forse siamo arrivati all'abbazia. È questa roba qui l'abbazia? Oh, c'è Thomas. Parliamo con Thomas. Ah, si parla in automatico, senza neanche. Molto bene. Dio ti benedica, maestro Mahler. Spero che tu stia trascorrendo una buona settimana. Allora, abbiamo due risposte a disposizione. Grazie, padre. Va abbastanza bene. Stavo salendo su per la collina per andare a lavorare. Grazie, padre. Purtroppo devo correre all'abbazia. Vabbè, più o meno si equivalgono. Diciamogli la prima. Bene, bene. Andreas, non ricordo di averti visto a messa domenica mattina. Attenzione, ci spetta una bella ramanzina adesso. Sai quanto sia importante per la tua salvezza ricevere la Santa Comunione, vero? Allora, attenzione, tre risposte possibili. Io sì, vi chiedo scusa, padre Thomas, vi prometto che questa domenica ci sarò. Lo so, ma ho lavorato a dei bozzetti fino a notte fonda e... Oppure sospira, ma attenzione, abbiamo anche il pensiero. No! Ma no, non volevo cliccare, dove ho cliccato? Volevo vedere il pensiero. Cosa caspita ho cliccato qua? Ecco, sta roba mi fa arrabbiare tantissimo, eh. Perché? Perché non ho selezionato? Non ero sulla nuvoletta quando ho cliccato. Non serve che tu mi faccia una promessa, ma la nostra salvezza dipende da... Attenzione, questi sono quei due di prima, eh. Oh signore, quale benedizione ricevere un visitatore così illustre. Maestro Mahler, vi presento Lorenz, barone di Rottvogel, un grande signore di Worms. Molto bene, andiamo a vedere cos'è Worms. Fiorente città libera nella parte occidentale dell'impero. Situata sul fiume Reno, Worms è stata sede di molte diete imperiali. Eh certo. Va bene, andiamo avanti con questo dialogo. Lorenz, è bello vedervi, padre Thomas. Mi rallegra che abbiate serbato un buon ricordo di me, se solo potessi dire lo stesso di tutto il vicinato. Beh, sì, dice Thomas. Cosa vi ha condotto di nuovo alla nostra cittadina? Io e mia moglie stiamo tornando da un viaggio a Venezia. Abbiamo trascorso alcuni giorni a Innsbruck ed è stato terribilmente noioso. Ma quell'altra sarebbe la moglie, non credo perché ha la barba, quindi dubito. Ok, a meno che non sia una moglie nana, nanica, ma non credo, insomma, intendo di specie nanica, attenzione. Che bello, tornano da un viaggio a Venezia, molto bene. Andiamo avanti. Voglio dire, ha un certo fascino, comune a queste città alpine, ma era piena di nobili per la dieta dell'imperatore. Dieta, sapete, vuol dire tipo quando l'imperatore raduna i maggiorenti, no? I più importanti baroni, ducati. Vediamo che spiegazione dà. La dieta imperiale è un'assemblea che riunisce i tre collegi degli stati imperiali del Sacro Romano Impero, i principi elettori, i principi e i duchi e i rappresentanti delle città imperiali. Questi si incontrano per deliberare su questioni importanti per l'impero. Esatto. Molto bene. Andiamo avanti. L'imperatore era lì, l'avete visto? Chiede Thomas.
Oh, di sfuggita, ma era in posa per un ritratto. Piuttosto affascinante. Non ho voluto disturbare né lui né il pittore, dice il nobiluomo. Attenzione. Andreas a questo punto ha varie risposte, tra cui vedete anche una collegata alle nostre origini, ok? Allora, prima risposta, chi era l'artista, mio signore? Seconda, perché è stata convocata la dieta, mio signore? Terza, com'era Venezia, mio signore? Vivevo lì fino a qualche anno fa. Cosa facciamo? Diamo la risposta a quella? Ma sì, scegliamo questa qui, collegata alla nostra origine. Oh, affascinante! Gli ebrei della città ora vivono in un loro quartiere, a nord. Attenzione, mamma mia, cosa ho fatto? Perché ho cliccato quella risposta? Adesso mi tocca fare 6 ore di spiegazione del ghetto di Venezia. No, non lo farò. Non lo farò. Però il ghetto di Venezia era stato stabilito proprio in questi anni, proprio a metà 500, non mi ricordo l'anno esatto. 48, 36... Cavolo, non mi ricordo. È un sacco di tempo che non faccio tour al ghetto. Comunque, il ghetto di Venezia venne stabilito proprio in quegli anni lì, ok? Venezia ha sempre avuto una grandissima comunità ebraica. Sapete che la Repubblica di Venezia attirava ebrei appositamente in città perché aveva bisogno di ebrei per sostenere il sistema bancario. A una città di mercanti importante come Venezia serviva un sistema bancario degno di questo nome. E a Venezia gli appartenenti alla comunità cattolica non volevano svolgere quelle almeno la maggior parte non voleva invischiarsi le mani nell'attività bancaria perché veniva ritenuta una roba per la quale finivi all'inferno, no? Quindi non volevano occuparsi di quello, però serviva qualcuno che si occupasse di quello, quindi per questo motivo la Repubblica di Venezia attira proprio, cerca di attirare proprio ebrei in città. Poi c'erano anche altri motivi per cui gli ebrei tendevano a confluire a Venezia, c'era una comunità ebraica amplissima. Sapete che Venezia ha sempre avuto un rapporto difficile con la Chiesa di Roma, quindi gli ebrei avevano anche in un certo senso più tranquillità nel vivere a Venezia rispetto a altre città dove l'antisemitismo era più forte. C'era un fortissimo antisemitismo anche a Venezia, ma diciamo che era più la presenza degli ebrei era più tollerata, no? Dovevano per forza vivere nel loro ghetto, vabbè basta, fine, sennò poi mi tocca mandarvi la fattura a tutti, tra l'altro. Andiamo avanti. E gli artisti continuano a dar vita a opere meravigliose. Tiziano in particolare è un dio, dice il nostro caro interlocutore. E qui potrei parlarvi per ore di Tiziano, ma non lo farò. Andiamo avanti. Senza offesa, padre. Certo, perché ha detto che è un dio. Ma certo, dice Thomas. Ma figuriamoci. Ad ogni modo, mia moglie voleva rimanere ancora un po' a Innsbruck. Così ho deciso di partire in anticipo e visitare Kiersau. Ah, ha lasciato la moglie a Innsbruck. Ecco perché con lui c'è un altro omoide. Ho sentito che padre Mattias ci ha lasciati poco dopo la mia ultima visita. Una grande perdita per l'abbazia e per tutti noi, risponde padre Thomas. Senza dubbio, per fortuna di recente mi sono imbattuto in una copia della Historia Tassie che stava leggendo durante la mia ultima visita. Ah, ok, cos'è l'Historia Tassie? Immagino una cronaca storica dedicata a questa città. Un resoconto della storia antica di Tassing. Il precedente abate di Kiersau, padre Mattias, ne aveva una copia. Il barone Rothvogel donò una seconda copia all'abbazia. Molto bene, grazie per la spiegazione, cara leggenda. Andiamo avanti. Padre Mattias sperava di trovare una seconda copia per corroborare i contenuti della prima. Allora, corroborare in questo senso vuol dire, come si può dire... essere, cioè fare un'opera di collazione, no? Si dice tecnicamente, cioè questo lavoro che fanno i filologi ancora oggi e che era molto comune soprattutto in quest'epoca in cui la scrittura appunto non era così diffusa e così comune, e sapete che queste opere che venivano spesso tramandate tramite proprio copia manuale, no? Quindi fatta dagli amanuensi, cioè quindi proprio scritti a mano venivano questi codici. Sapete che scrivendo a mano uno potrebbe anche fare delle interpolazioni, degli errori, potrebbe lui stesso mettere delle sue osservazioni, cioè non sai mai se stai leggendo davvero l'originale o una copia interpolata, no? Ecco perché è utile avere una seconda copia, no? Avere due copie dello stesso manoscritto ti permette di corroborare reciprocamente i contenuti l'uno dell'altro, di fare quest'opera di collazione, ci siamo capiti? Ragazzi, cioè, è interessantissimo quello che ci permette di raccontare questo gioco. Andiamo avanti. Contiene alcuni dettagli affascinanti sulla storia locale. Temo che potrebbero persino causare qualche scandalo. Andiamo avanti. Certo, dice Thomas. Ma ora devo andare. Avremo tutto il tempo per discutere del passato di Tassing più avanti. Ho commissionato un manoscritto all'abbazia tramite padre Gernot e desidero controllare come procede il lavoro. Va bene, andiamo a vedere chi è sto padre Gernot. È quello lì, molto bene, grazie per avercelo fatto sapere. Beh, sta roba di mettere l'immaginetta non è che serva molto, eh. A un certo punto magari colleghiamo le immagini ai personaggi, ma per adesso non è che serva molto. Allora, vediamo un po' la storia antica dei tassi.
La faccio tutte le mattine, ma con una L in meno. Oddio, che cosa? Ah, la collazione. No, quella è un'altra roba, Gauss, quella che fa. Sì, certo, certo. Oh, mio signore, se siete qui per vedere il vostro manoscritto, dovreste parlare con il giovane maestro Mahler qui presente. Allora, a questo punto abbiamo due risposte. Non posso fregiarmi del titolo di maestro. Devo ancora sposarmi e ricevere l'approvazione del consiglio cittadino. È un onore incontrarvi, mio signore. Allora, cosa facciamo? Facciamo i modesti, gli diciamo è un onore incontrarvi. Ma facciamo i puntigliosi, dai, diamo la prima risposta. Andreas è un miniatore di Norimberga. Lavorerà nello scriptorium dell'abbazia per qualche mese, spiega Thomas. Un miniatore di Norimberga che lavora in un'abbazia nel 1518? Oh, io e te dovremmo scambiare due chiacchiere, Andreas. Voglio conoscere tutta la storia. Va bene. E a questo punto abbiamo tre risposte. Certamente, mio signore, sarebbe un onore. Oppure, beh, avrei già dovuto essere all'abbazia, ma non penso sia un problema. Non credo che il mio signore troverebbe interessante la mia compagnia. Ok, beh, questa è un po' troppo modesta, va bene. Diciamogli la prima, ma sì, anche se arriviamo in ritardo all'abbazia, insomma, sto nobile. I contatti sono tutto per noi imprenditori. I contatti personali sono, ricordiamo che abbiamo scelto imprenditore come background, ok? Per noi imprenditori i contatti personali sono tutto, ragazzi. Certamente, mio signore, sarebbe un onore. Questo verrà ricordato. Oh, bene. E se lo ricorderanno quelli all'abbazia che ci faranno un mazzo tanto. Meraviglioso, è così raro trovare qualcuno che ne capisca di arte in campagna, dice Lorenz. Grazie per avermelo presentato, padre Thomas. Stasera venite a cena all'abbazia. Siete invitati alla tavola dell'abate. Ma no, abbiamo già un altro impegno, dai, per cortesia. Io, l'abate mi ha invitato, dice Thomas. Oh, non preoccupatevi, padre. Voi venite dopo i vestri. Non potrà mica cacciarci? Io... Eccellente, ci vediamo più tardi. Miklaus, io smonto. Tu inizi a portare i cavalli alla foresteria dell'abbazia. Ma cos'è? Abbiamo due inviti a cena, quindi. Io mi concederò del tempo per parlare con il maestro Mahler. Ti raggiungerò dopo. Subito, mio signore, dice Miklaus. Va bene, ok. Sento che stiamo già andando in mezzo a rogne, ragazzi, in questo gioco. Abbiamo due inviti a... Quindi sei un viaggiatore da Norimberga. Perdonami se te lo dico, ma sembri un po' anziano per non essere ancora un maestro. Non sei sposato? Beh, inizia già a insultarci questo tizio. No, non sono sposato, ma in verità sono arrivato alla mia vocazione tardi rispetto a mio padre e ai miei fratelli. Sono stato all'università per vari anni, a Erfurt. Cavolo, bisognava cliccare su Erfurt. Erfurt, meraviglioso, la stessa università di Martin Lutero. Hai letto le sue opere? Un uomo geniale. Oh, possiamo di nuovo cliccare su Erfurt. Allora, Erfurt è una delle città più popolose dell'impero, ubicata vicino al suo centro. Dal 1379 ospita una stimata università, oltre a essere un cuore pulsante del pensiero umanista. Martin Lutero, vabbè, sappiamo già tutto di Martin Lutero, ma leggiamo lo stesso, sacerdote e professore di teologia presso l'università di Wittenberg, figura controversa per le sue opinioni circa la vendita di indulgenza da parte della Chiesa per rimettere i peccati, recentemente pubblicate e distribuite in tutto l'impero. Molto bene. Hai letto le sue opere? Un uomo geniale. Dice cose sulla Chiesa che avrebbero dovuto essere dette anni fa. Forse si metterà nei guai, ma è un uomo coraggioso e brillante. Ma quindi qui, scusate, andatemi a vedere su Wikipedia, voi che siete ancora presenti. Siamo prima del momento in cui Lutero attacca le sue tesi alla porta dell'abbazia della chiesa di non mi ricordo quale? Cioè, siamo in pratica, siamo prima o dopo l'ufficializzazione dello scisma, diciamo, cioè della riforma? Perché da come parla questo tizio sembra che siamo prima, in realtà. Aspetta, forse l'hai incontrato, l'hai conosciuto? Devi dirmelo. Ah, no, era qualche anno avanti a me, dice Andreas. Tuttavia le sue idee mi sembrano affascinanti, opzione 1. Purtroppo le sue idee non mi interessano molto, opzione 2. No, noi diciamo che sembrano affascinanti le sue idee. Tra l'altro sapete che, piccolo inciso, le idee luterane, guardate che c'è voluto, cioè, è pertanto così la zona, il veneziano non è diventato protestante, eh? La zona attorno a Venezia non è diventata protestante, ok? Non tanto la capitale, per così dire, quanto piuttosto lo stato da terra. Cioè, per esempio, nel Vicentino, nel Trevigiano, nel Padovano, nel Cinquecento
le simpatie verso la riforma, ok, erano amplissime, tanto che, l'Inquisizione continuava a fare indagini, soprattutto tra la nobiltà, per scoprire se all'interno c'erano delle idee riformate luterane che stavano prendendo piede, e stavano prendendo piede tantissimo, c'erano contatti continui, no, fra l'area germanica, diciamo l'area che aveva già fatto la sua scelta di campo per Lutero, e l'area invece, no, per via dei commerci, no, dei commerci della seta soprattutto. E quindi voglio dire, non è assolutamente strano che uno che è stato a Venezia, che ha studiato a Firenze, oddio non so se a Firenze ci fosse questa stessa cosa, però insomma non sarebbe niente, per nulla strano che il nostro personaggio Andreas simpatizzasse per Lutero, ok? Quindi noi lo facciamo simpatizzare per Lutero. 31 ottobre 1517, ok? Quindi ha già... perché quello di solito viene fissato come momento, però forse, non lo so, forse noi siamo soliti fissare l'inizio della riforma a quel momento perché è un momento simbolico, però probabilmente non era ancora chiaro che ci sarebbe stato questo scisma nel momento in cui si sta svolgendo il gioco, no? È un dibattito ancora in corso, sembra, ok? Forse noi abbiamo semplicemente scelto il momento in cui Lutero, no, a posteriori, ex post, abbiamo scelto come data della riforma il momento in cui Lutero ha affisso le tesi sulla porta appunto della chiesa di Wittenberg, solo come momento così simbolico, diciamo, può essere, ok? Può essere. Va bene, diciamogli che le sue idee mi sembrano affascinanti, questo verrà ricordato. Sono perfettamente d'accordo, devo assolutamente incontrarlo se mai sarà possibile. Andiamo avanti. Chissà se i buoni fratelli dell'abbazia ne hanno sentito parlare. Forse hanno anche letto la sua lista di 95 tesi contro la Chiesa. Eccole qua le sue tesi. Quelle che ha attaccato appunto alla porta della Chiesa di Wittenberg. Ok? Andiamo avanti. Anche qui ci sarebbero... Padre Mattias apprezzava un vivace dibattito. Spero che anche padre Gernot non sia da meno. Anche qui ci sarebbe da parlare per ore e ore. Queste sono rovine romane, tra l'altro. Avete notato? C'è una statua. Guardate qui, i piedi di una statua. Spero stiate vedendo il cursore. Guardate, questo sembra un acquedotto, un ponte. Quindi ci sono delle rovine romane, no? Ed è assolutamente sensato che ci siano, no? In giro per questo paesaggio. No, dico anche qua ci sarebbe da parlare tantissimo sul fatto che... no, sapete che molti collegano... molti sociologi collegano l'attaccamento al lavoro, no? E, come dire, la... come si può dire? Sto semplificando molto, ma insomma la serietà nell'approccio alle cose, alla vita, alle regole che hanno le popolazioni germaniche, di area germanica, rispetto alle popolazioni di area mediterranea, che tendono a essere un po' più cazzare, no? Come siamo noi, un po' più anarchiche, diciamo, più creative, ma anche più anarchiche, no? Più difficili da governare, diciamo. Ecco, molti sociologi collegano questa roba alla riforma protestante, eh? Cioè è in forza delle idee promulgate da Lutero, no? Soprattutto più Calvino, no? Che è un protestante ancora più fissato su certe cose rispetto a Lutero. Soprattutto c'è questa idea del fatto che la giustificazione è solo per fede, per così dire, no? Ti libera dalla necessità di spendere tempo nella tua vita andando, per esempio, a messa, facendo per esempio la comunione, cioè svolgendo i riti, ok? Cioè tu sei liberato dallo svolgere i riti, ok? Perché conta solo la tua fede, non conta la tua partecipazione ai riti, conta solo la tua fede nel determinare la tua salvezza. Siccome conta solo la tua fede, e la fede avviene a un livello puramente interiore e non esteriore, cioè non è che tu devi dimostrare la tua fede andando a messa, ok? La fede è una roba che riguarda solo te nel tuo personale dibattito con la divinità. Questo libera il tuo tempo e ti permette di mettere il tuo tempo maggiormente a disposizione della comunità. E liberando il tuo tempo ti rende padrone del tuo destino, ok? Cioè, noi chiediamo aiuto all'uomo forte di turno, al barone di turno, al nobile di turno, perché è la mentalità della preghiera questa, no? La mentalità della partecipazione al rito, ok? In area calvinista luterana non c'era necessità di chiedere aiuto a nessuno tramite la preghiera, ma solo tramite, appunto, un rapporto diretto con la divinità, no? È un tema molto interessante questo qua, interessantissimo. Andatevi a leggere degli articoli scritti da bravi sociologi su questo tema, è veramente un tema interessantissimo.
Anche se leggo su Wikipedia ci sono ipotesi alternative, che in quella data le avesse mandate ai vescovi e solo in seguito alla mancata risposta le affisse. Ah, ok, vabbè, insomma, Gauss, questi sono dettagli abbastanza trascurabili. Ragazzi, sono un'ora e tre quarti che sto parlando, la mia voce è abbastanza provata, quindi direi che andiamo avanti ancora per qualche minuto, ma poi, insomma, cerchiamo di concludere. Carini questi insettini che svolazzano in giro. Andiamo avanti con questo dialogo. Ma ora basta con Lutero, parlami dei tuoi studi universitari. Allora, abbiamo due opzioni. Perdonatemi la domanda, barone. Avete frequentato l'università? Mi sembrate molto colto. Perché siete così interessato alla mia educazione? Ma proviamo a chiedergli la prima. Avete frequentato l'università? Ah, no! La mia famiglia è semplicemente abbastanza ricca da avermi fornito tutti i libri e i tutori che un bambino potesse desiderare. Amo la conoscenza in generale, da Aristotele a Cicerone a Ficino ed Erasmo e tutti gli altri che sono esistiti o che devono ancora venire. Beh, come fai a studiare quelli che devono ancora venire, caro duca, barone, come cavolo ti chiami? E qui c'è la spiegazione di tutti questi qua. Vabbè, sapete che Aristotele è l'anti-Platone, il filosofo della posteriori, Cicerone grandissimo oratore romano, Marsilio Ficino grandissimo filosofo rinascimentale, Erasmo da Rotterdam altro grandissimo filosofo rinascimentale. Vediamo cosa ci dice l'enciclopedia del gioco. Aristotele, filosofo greco, allievo di Platone, era noto per il suo eclettismo e trattò una vasta gamma di argomenti. Il suo lavoro è ampiamente citato dagli studiosi attuali e gli vengono attribuite numerose opere aggiuntive, molte più di quante ne avrebbe mai potute scrivere. Vabbè, insomma, ci dice quattro idiozie invece di dirci veramente qual è la base del pensiero di Aristotele. Ci dice quattro idiozie inutili questa spiegazione, ma non importa, adesso non approfondiremo il tema. Cicerone, statista, studioso, avvocato e celebre oratore della tarda Repubblica Romana, è ammirato sia per i suoi contributi alla letteratura latina sia per le sue capacità retoriche. Ficino, Marsilio Ficino, è stato un sacerdote umanista italiano del XV secolo, oltre che una figura di spicco del Rinascimento, è noto per le sue traduzioni in latino delle opere di Platone, certo. Tutto il neoplatonismo, no? È presente nelle corti italiane rinascimentali, soprattutto Medice, si deve in gran parte alla mediazione operata da Ficino. Erasmo da Rotterdam, sacerdote e filosofo olandese, è uno dei principali umanisti dell'Europa settentrionale, noto per le sue opere in latino e greco, nonché per i suoi appelli in favore di una riforma della Chiesa. Molto bene. Andiamo avanti. Forse ho giudicato male il barone. Sembra colto come uno studente universitario. Ah, questo è un pensiero, allora, forse. Non è una battuta di dialogo. In verità sono semplicemente felice di parlare con un altro uomo di cultura. Dimmi, hai conseguito il dottorato? Cos'è? Ah, hanno sbagliato il coso, come si dice, hanno sbagliato il carattere, quindi hanno riscritto tutto, bravi monaci. Io, no, non l'ho fatto, solo un master, avevo iniziato a studiare per un dottorato, ma non ho finito, qui sembra che sia, qui siamo stati proiettati nel ventiduesimo secolo, cos'è sta roba, master, dottorato, vabbè, andiamo avanti. Oh, peccato, comunque, qual era la materia? Attenzione, stiamo ancora scegliendo le origini, caspita. Allora, in cosa ci siamo specializzati, ragazzi? In teologia, forse? Ma direi di no. Cosa c'entra la teologia con l'essere un imprenditore? Nella legge imperiale, forse? Andreas conosce le nozioni di base dei complessi sistemi legislativi che governano i vari stati del Sacro Romano Impero. O forse in medicina? Ma, boh. Andreas conosce le nozioni di base della biologia umana, della medicina e della patologia. Boh, fra queste tre la più sensata, secondo me, è legge imperiale, ok? Allora, vediamo un po'. Vai, Mosè, sei un grande. Grazie, Ghigno 85. Così? A caso me l'hai detto? O sei appena arrivato? Appena posso mi comprerò questo gioco. Medicina è quella che ha più senso. Teologia. Ah, io invece avrei detto legge imperiale. Pensate un po'. Allora, è vero che teologia era un po' un jolly in quest'epoca. Cioè, in quest'epoca praticamente studiavano teologia cani e porci, no? Era un po' come dire, non lo so, studiare filosofia, no? Oggi per gli umanisti o studiare scienze della comunicazione, sapete queste queste lauree che non si capisce bene dove ti vogliano poi portare a parare, no? Che non è che ti indirizzino a un lavoro preciso, ti danno una formazione così generica, diciamo, che poi puoi spenderti in vari ambiti, no? La teologia è un po' il ruolo che aveva la teologia, diciamo. La teologia è un po' le scienze della comunicazione di quest'epoca, potremmo dire. Boh, secondo me per uno che fa il miniaturista, non lo so, vediamo un po' cosa dite. All'epoca gli artisti erano quelli che studiavano di più l'anatomia per sapere come disegnare i corpi umani. Sì, beh, questo potrebbe aver senso, è vero. Sono dubbioso, perché io di istinto avrei detto legge imperiale, guarda te. Però in effetti legge imperiale uno fa più una carriera politica, no? Che non una carriera, boh, non lo so, teologia, visto il fatto che gli artisti,
lavorano, cioè i committenti, tra i committenti principali, se non talvolta esclusivi degli artisti. In quest'epoca ci sono le chiese, le istituzioni religiose, potrebbe aver senso anche teologia, ok? Non lo so, vabbè, diciamo medicina, dai, scegliamo il suggerimento di Gauss. Sono dubbioso, ragazzi, perché anche teologia in realtà mi... No, visto che finora abbiamo anche parlato di... perché poi, boh, cioè alla fine... Non lo so, ragazzi. Teologia, dirò teologia. Oh, teologia, per quanto possa sembrare strano. Non è affatto strano. È una buona materia di studio per chi aspira a una posizione nella Chiesa. Il mio defunto zio era l'abate di Fulda. Ho trascorso molte ore a leggere i manoscritti della biblioteca con il suo permesso. Era un uomo abbastanza devoto, ma esercitava un grande potere da quell'abbazia. Attenzione, arriva... Voi! Se avessi avuto un po' di fede, avrei pregato di non vedere mai più il vostro volto qui. Chi è sta Ottilia così arrabbiata con noi, ragazzi? Cosa abbiamo fatto? Stiamo solo parlando. Siate maledetto, Lorenz Rotvogel. Se i cani di Perkta vi strappassero la carne a morsi, sarebbe un destino troppo gentile. Perkta è quella divinità. Ah, forse sta Ottilia. Vi ricordate che ce l'avevamo nel dialogo? E io vi dissi che era un'idiozia che ci fosse nel dialogo perché non l'avevamo mai sentita nominare. Vi ricordate? Era in una delle nostre possibili risposte, ok? Quindi è lei, deve essere lei. È una devota a questa divinità pagana. Queste comunità rustiche mostrano una scioccante mancanza di ospitalità, non credi? Dice Lorenz. A cosa si riferiva? Non dire nulla. Non diciamo nulla, non dire nulla. Anche lui non dice nulla. Beh, un bel dialogo, direi. Vediamo un po'. E cosa mi dici dei tuoi primi anni all'università? Ogni studente deve studiare il trivio e il quadrivio, giusto? Ecco, il trivio e il quadrivio, sapete, sono i due gruppi in cui venivano radunate le materie all'epoca. No, adesso non mi ricordo più com'erano divise. Una era più tecnica, l'altra meno tecnica, tipo... No, mi pare fosse così la suddivisione. Avevi una materia preferita? Oh, attenzione! Dobbiamo scegliere cosa siamo di nuovo. Scegli le origini che influenzeranno le decisioni. Allora, intanto vediamo quella che prima ti lamentavi che il giocatore non conosceva. Esatto. Allora, siamo forse dei latinisti? Andreas ha un'ottima padronanza della grammatica e del vocabolario latini e ricorda con facilità le sentenze antiche, sagge citazioni della Repubblica e dell'Impero Romano. Oppure siamo forse dei logici? Andreas pensa istintivamente alle implicazioni di ogni informazione che riceve, è abile nell'analisi spaziale e riesce a eseguire con facilità calcoli complicati a mente. Bello, mi piace questo. È forse un oratore? All'università Andreas eccelleva nella retorica, è abile nell'insegnamento e nell'arte oratoria e possiede ottime capacità persuasive. Bello, mi piace anche questo. Occultista. Andreas possiede pericolose conoscenze teoriche e pratiche di alchimia, astrologia, teurgia, negromanzia e vari riti e cerimonie magiche. Molto bene. Cielo e terra, cos'è sta roba? Andreas conosce molto bene le costellazioni, i corpi celesti e il loro movimento. Si intende anche di piante e animali grazie ai suoi studi e all'esperienza personale. Ok, quindi questo è un po' l'ambito scientifico, diciamo. Io direi oratore, ragazzi, fra questi. Vediamo se state dando suggerimenti. Ghigno dice oratore. Bene, ottimo. Anch'io avrei voluto scegliere oratore. Scegliamo oratore. L'arte della persuasione, ovviamente. La retorica. Ah, allora devi aver studiato sia i greci che i romani. Sì, Aristotele e Cicerone, certo, ma anche pensatori cristiani, come Agostino e Tommaso d'Aquino, due dottori della Chiesa, no? Sant'Agostino e d'Ippona e Tommaso d'Aquino. Tra l'altro fa molto ridere il fatto che, almeno quando ero alla mia epoca, quando io studiai filosofia al liceo, c'era la contrapposizione fra Agostino e Tommaso, no? Perché uno dà la prova dell'esistenza di Dio a priori, Agostino, e l'altro dà la prova dell'esistenza di Dio a posteriori, San Tommaso. E il libro di filosofia li contrapponeva come se fossero due contemporanei. Ci sono quasi 1000 anni fra Agostino e San Tommaso. 1000 anni! Cioè, uno è del terzo secolo, tipo Agostino, mi pare sia del terzo secolo. Quell'altro è del tredicesimo, dodicesimo, di quando è Tommaso da qui? Tredicesimo secolo, credo. Cioè, fa ridere, siccome nel nostro modo di etichettare il passato li mettiamo tutti e due come nel medioevo, tipo, no? Uno nell'alto medioevo, l'altro nel basso medioevo, allora li possiamo confrontare come se fossero due pensatori che dibattevano fra di loro. Ma vi rendete conto che assurdità metterli assieme, no? È veramente assurda sta roba, no? E il modo in cui ci vengono insegnate certe robe ci dà un'idea completamente sbagliata della corretta distanza fra le cose, no? No, è veramente... Non lo so, per esempio,
Abbiamo la corretta percezione di quanto è stata lunga la civiltà egizia, per dire? Secondo me non ce l'ha quasi nessuno questa corretta percezione, ok? Cioè, li liquidiamo in un mese, due mesi a scuola, per poi passare a parlare molto più tempo dei greci, dei romani, no? Cioè, sapete che fra Cleopatra e le piramidi c'è più distanza di quella che c'è fra Cleopatra e noi, ok? Cleopatra, che è una degli ultimi esponenti, appunto, della gloriosa dinastia dei faraoni egizi, era più lontana dalle piramidi di Giza di quanto sia lontana da noi. No, giusto per farvi capire quanto lunga è stata la civiltà egizia. Vabbè, basta, fine di questa parentesi dedicata agli equivoci collegati alla linea del tempo. Vediamo cosa dice la Wikipedia di San Tommaso, influentissimo filosofo, teologo e giurista appartenente alla corrente dello scolasticismo. Mamma mia, qui queste spiegazioni sono proprio basiche e anche brutte talvolta. Va bene, signori, finiamo questo. Occultista non c'entra molto col trivio e il quadrivio, dice Gauss. Va bene, finiamo sto dialogo e poi chiudiamo, ragazzi, sperando che il gioco salvi alla fine di questo dialogo. È vero, il discorso pubblico non è più usato come ai tempi dei senatori nella Repubblica Romana. Proprio così, i dottori della Chiesa non stavano cercando di persuadere i politici, ma di persuadere la gente della verità cristiana. Tuttavia i principi rimangono gli stessi: inventare le argomentazioni, organizzarle, abbellirle e interiorizzarle prima di consegnarle al pubblico. E certo. Splendido, anche se suppongo che a un miniatore la retorica non sia particolarmente utile, specialmente in un posto come questo. Non è vero. La retorica è anche un'arte e, come altre forme d'arte, dovrebbe essere creata per il pubblico e il suo scopo. Può essere praticata facilmente sia nelle strade di una città rurale che nella curia di Roma. E abbiamo a questo punto anche la spiegazione di cos'è Roma. Pur superata in prestigio dalla vicina Firenze, Roma è comunque la sede del potere della Chiesa Cattolica e un importante centro artistico, certo. Andiamo avanti. Ben detto. E gli altri studi, c'era dell'altro in cui eccellevi? Attenzione, un'altra scelta. Perché abbiamo l'abilità principale e quella secondaria, no? Come quando scegliamo le abilità primarie e secondarie in Morrowind, tipo in Oblivion, ok? E non più in Skyrim, maledetti voi di Bethesda, se mi state ascoltando. E, allora, cosa facciamo, ragazzi? Cosa scegliamo? Io sceglierei cielo e terra qua, ok? Dai, siamo anche un po' scienziati, siamo teologi ma anche un po' scienziati, che adesso sarebbe strano, no? Invece era assolutamente normale all'epoca. Quindi scegliamo cielo e terra. Oh! Adoravo studiare il mondo naturale, mio signore, sia i cieli sopra di noi, sia le terre selvagge che ci circondano. Formalmente mi sono dedicato il più possibile agli studi di astronomia. È incredibile quante nozioni ci abbiano trasmesso gli arabi e i greci. È vero, ma continuiamo tuttora a fare scoperte su ciò che possiamo vedere nella sfera celeste. I miti pagani, volti a spiegare il nostro posto nel mondo, possono aiutarci a capire il nostro posto nei cieli. Beh, carina. La traduzione in italiano è carina, eh? Sono contento di aver scelto l'italiano. E potrà sembrarvi sciocco, ma ho trascorso parecchio tempo nei boschi a studiare le piante e gli animali. Davvero? Non c'erano erbari a sufficienza nelle biblioteche di Erfurt per soddisfare la tua curiosità? Non intendo sminuire i più augusti autori greci e romani, ma il De Materia Medica è stato scritto prima della venuta di Cristo. Il De Materia Medica, che roba è? Sapete che non lo so. Il De Materia Medica è una farmacopea, ossia una guida alla preparazione di composti medicinali, scritta da Dioscoride Pedanio, medico e botanico greco arruolato nell'esercito romano. Ma dai, questa proprio non la sapevo. L'opera in 5 volumi ha rappresentato una delle principali fonti di informazione botaniche per diversi secoli. Molto bene. Beh, si imparano anche cose nuove, eh? Sono certo che possiamo imparare molto su piante, insetti e animali osservandoli in natura. E, a parte questo, ho una passione per la natura incontaminata. Non condivido il tuo interesse accademico per la natura, ma ammetto che talvolta apprezzo una passeggiata solitaria nei boschi. Andiamo avanti. Ah, ecco l'abbazia. Serbo splendidi ricordi di questo posto e di padre Mattias. Mi è molto dispiaciuto apprendere della sua scomparsa. Errore da correggere. Vai. Come lo avete conosciuto? Come siete venuto a sapere di Kiersau? La mia famiglia ha sostenuto Kiersau per innumerevoli generazioni. Anni fa mi era giunta voce che Kiersau avesse ancora una magnifica biblioteca e artigiani di talento. Oggigiorno la produzione di manoscritti è quasi tutta nelle mani di artisti professionisti, dunque immagina la mia sorpresa quando trovai qui uno scriptorium ancora attivo. Allora, abbiamo tre risposte. Beh, non è rimasto molto ormai. Due anziani, un giovane scriba e il sottoscritto. È un posto ideale per lavorare alla propria arte. Gli artisti rimasti qui sono talentuosi, anche se un po' all'antica. Allora, vediamo un po'.
ma forse rispondiamogli la prima. Non è rimasto molto ormai. Due anziani, un giovane scriba e il sottoscritto. Vabbè, forse è stata la nostalgia a riportarmi qui. Un anno fa ho commissionato un manoscritto a padre Gernot. Ho pensato di passare per controllare come procede. Aspetta, te ne stai occupando tu? È un libro di preghiere con 20 illustrazioni. Non sono io, ma l'opera mi è nota. Conosco bene il miniatore, il venerabile fratello Piero. Venerabile? Quanto? Non ha perso ingegno e abilità, se questo è ciò che vi preoccupa. Fratello Piero ha un talento incredibile con il colore. Vabbè, vedremo solo il ritratto di Piero, eccolo lì. Tra l'altro avevamo già visto il suo ritratto nell'ex Libris prima. Allora attendo con ansia di vedere la sua opera. Andiamo avanti, in questa bella passeggiata non finisce più sto dialogo, ragazzi. Il gioco complotta contro di me. Ok, adesso ne scatterà un altro e fatemi salvare, vi prego. Cos'è sta roba? Mikias, Miklaus, occupati dei cavalli e del bagaglio. Io vado all'abbazia. Sì, mio signore. Va bene. Bene, non facciamo aspettare ulteriormente l'abate. Attenzione, arrivano delle suorine. Se ne vanno da quella parte. Beh, suore. Abbastanza insolito per una casa benedettina avere sia monaci che suore, anche se separati. Benedettina, vabbè, la regola di San Benedetto, leggiamo. I benedettini sono un ordine monastico cristiano fondato nel VI secolo, che osserva i voti di obbedienza, povertà, castità e stabilità. Stabilità, questa non l'ho mai sentita, secondo la regola di San Benedetto da Norcia. Va bene. Finiranno mai questi dialoghi? La chiesa ha chiuso la maggior parte dei monasteri doppi secoli fa, ma per molti versi Kiersan è un luogo fuori dal tempo. Allora, tre possibilità. Conoscete madre Cecilia? Mi è parso che vi abbia riconosciuto. Perché sono stati chiusi? Non dire nulla. Chiediamogli la prima, vediamo un po', facciamoci un po' di affari suoi. Ci conosciamo, sì, meglio non aggiungere altro. Attenzione, Lorenz ha fatto una faccia strana, forse non è contento di questa cosa. Adesso arriva un altro, chi è questo bel tomo? Ah, voi dovete essere padre Gernot. Sono Lorenz, barone di... Il barone di Rotvogel. È splendido avervi di nuovo qui. Ci siamo già incontrati durante la vostra ultima visita. Guarda che bello il carattere, no? Utilizzato per gli ecclesiastici. Ah, se lo dite voi, non sono bravo a ricordare i volti. Vi prego di perdonarmi, mio signore, ma pensavo che sareste arrivato fra qualche giorno. Sì, lo so, ma mi sono anticipato. Ero impaziente di vedere il mio manoscritto. Sono certo che non sia un problema. Noi... Sì, cioè... No, non è un problema. Volete vederlo subito? Oh, tra un minuto. Metterei volentieri prima qualcosa nello stomaco. Posso vedere cosa offre la cucina? Ma pensa di essere in una locanda. Gernot non sa cosa rispondere. Sì, sì, certamente, mio signore. Vi raggiungerò lì. E se ne va. E ci ha lasciato qui. Ah no, attenzione. Andreas, non so cosa stessi facendo con il barone, ma ho bisogno di te nello scriptorium. Adesso. Ecco, ci prendiamo la ramanzina. Ha tre possibilità. Certo, padre, non vedo l'ora di mettermi al lavoro. Perché ve la prendete con me? Non è un mio problema. È un brutto momento per chiedere un anticipo sul pagamento per il libro delle ore. Sì, direi di sì. Diciamogli la prima, va là, per carità. Mettiti al lavoro, allora. E se ne va. Merda, ecco anche sta roba. Avrei dovuto chiedergli un anticipo per le tasse dei Gertner. Ci stiamo mettendo in mille problemi, ragazzi. Magari potrei semplicemente convincere fratello Mathieu a pagarmi in anticipo. Vediamo chi è Mathieu. Questo tizio con gli occhiali. Molto bene. Perfetto. Oh, ragazzi, se Dio vuole... Attenzione, le tasse dei Gertner. Trova un modo per farti pagare. Ah, ok, quindi va bene, ok, perfetto. Le tasse dei Gertner. Chiedi a padre Gernot. Queste sono le quest, praticamente. Abbiamo questa quest. Va bene, amici. È da più di 2 ore... che stiamo andando avanti, direi che ci fermiamo. Io spero che il gioco in questo momento abbia salvato. Vediamo un po'. Sì, tredicesimo, ma non si chiamava scolastica? Sì, si chiamava scolastica, non mi ricordo. Hanno usato una parola un po' strana, è vero, nella traduzione. Ma ci farai una serie? Se sì, cercherò di seguire tutte le live, dice Ghigno. Allora, ragazzi, facciamo una serie? Che ne dite? Si merita una serie questo gioco? Andiamo avanti?
Allora, secondo me, lasciamoci un po' di tempo per decidere. Non decidiamolo adesso. Io intanto chiuderei qui questa live, ok? Noi abbiamo il nostro appuntamento giovedì prossimo di nuovo in live per continuare Gothic 2, ok? Nel frattempo decidiamo se andare avanti con questa live. Anche utilizzando la sezione community, il community tab del canale YouTube, o anche, vediamo se riusciamo a tornare al menu principale intanto. Sì, menu principale. L'ultimo salvataggio è venuto 2 minuti fa. Va bene, ok. Ci piace il fatto che sia venuto 2 minuti fa. Molto bene. E, guardate, qui indica, vedete, prima il libro era chiuso, adesso invece ci viene indicato dove siamo praticamente nel gioco. Vabbè, carino, simpatico. Allora, dicevo, noi abbiamo appuntamento giovedì prossimo, ore 20:30, ricordatevelo, per andare avanti con Gothic 2, ok? Nel frattempo decidiamo se fare una serie anche dedicata a questa, no? Allora, scegli latinista o ce la vai di cielo e terra? Meno 25 anni. In che senso meno 25 anni? Al De Revolutionibus. Ah, ok. Buonasera Mosè. Ciao Gigi Prodigi. Sei arrivato, ma stiamo chiudendo, eh. Sei arrivato proprio... Però sono contento che tu sia passato. Fare un sondaggio su YouTube potrebbe essere una buona idea. Ma quindi ha salvato? Sì. Ci ha detto che ha salvato 2 minuti fa. Va bene, amici. Io vi ringrazio moltissimo per essere stati con me questa sera. Questo pomeriggio, anzi. Spero che vi sia piaciuta questa live. È un gioco che sicuramente è pieno di spunti, no? E mi permette di fare un sacco di voli pindarici, che poi non so se voi apprezziate del tutto. Bellissima live, grazie a tutti e buona serata. Grazie a te Stefano per esserci stato. Io direi che la pubblicherò presto su YouTube e dopo averla pubblicata, magari come giustamente dice Gauss, possiamo fare un sondaggio per decidere se è il caso di andare avanti. Tra l'altro ho letto che il gioco dura una 15 ore, quindi per questo gioco, però oddio, qualcuno dice anche 30, magari facendoci la live e leggendo tutto e facendo i voli pindarici durerebbe anche di più, però insomma è quasi fattibile pensare di giocarlo completamente in live, un gioco che dura 15 ore. Non lo so, forse no, perché appunto poi in realtà facendo la live durerebbe molto di più. Va bene amici, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me durante queste 2 ore, metterò naturalmente il video su YouTube quanto prima e vedremo se andare avanti e se fare una serie. Mi pare un gioco molto interessante, con alcuni elementi forse discutibili, però complessivamente mi pare un gioco molto molto interessante e molto molto godibile, ok? Quindi grazie mille per essere stati qui con me questo pomeriggio. Ci vediamo giovedì prossimo e ci vediamo in realtà tutti i giorni nel canale, man mano che pubblico video anche di altro tipo e man mano che ci troviamo nella sezione commenti. Ciao a tutti, buona cena, buona serata e ci vediamo la prossima volta.